Carichi, carichi, ragazzi, buongiorno a tutti, siamo live. Fatemi subito check se mi sentite, che oggi facciamo scoppiare tutto, comunicazione importantissima. A breve faccio entrare il buon Master Wallace, c'è anche Lucone, tra mezz'ora arriva Marco, c'ha la giustifica, quindi non è in ritardo, è giustificato, altrimenti ci arrabbiavamo. Dunque, faccio entrare subito gli ospiti di oggi, così facciamo comunicazioni. Ah, aspetta, faccio prima una precisazione. Ospiti che adesso vi farò entrare, non spoileriamo subito il personaggio. Facciamo scaldare gli animi, quindi ci arriveremo piano, perché c'è un personaggio nuovo che entrerà nella lore, che diciamo che chi segue YouTube dagli albori, soprattutto l'ambiente fitness, più o meno da 2015, più o meno, come periodo storico, sicuramente lo conosce. Chi è un nuovo arrivato, chi non segue tutta la lore YouTube Fitness vecchia, sicuramente scoprirà un nuovo personaggio allora, ok? Ma per tutti i vecchi già lo conoscete. Dunque, facciamo entrare Master. Salve a tutti ragazzi, buonasera, carichi, 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 ok? E Lucone. Eccoli. Ragazzi, Ciao Luca, ciao allora, Master, ciao principianti, ciao a tutti. Allora, intanto vedo già le speculazioni in atto tra chi dice scheraggi cosa. Allora, purtroppo, ragazzi, scheraggi non è. Ve lo dico già subito, spoiler, non è scheraggi, ma per un motivo molto semplice, non abbiamo notizie di dove sia, se sia vivo. Scheraggi, se ci stai guardando in questo momento, dovunque tu sia, guardami. Sappi che qua c'è un ambiente che stiamo cercando di rendere più pulito, più pacifico. Sei il benvenuto tra noi. Quindi, qualora dovessi essere in ascolto, l'importante è che tu stia bene, fatti vivo. Batti un colpo se ci sei. Quindi Boom, così, vai. ragazzi, poi magari si farà vivo, chi lo sa. Voi che dite? Magari gli passano la live anche se non la sta venendo. Chi lo sa? Vediamo, dai. Sparito, dai, Scheraggi prima o poi deve tornare, non può sparire così. Qualcuno Allora, sa il motivo della sua scomparsa? punto in bianco, eliminato tutto. Non... Ma, Allora, quindi non è scherati, ragazzi. Mi è spiace, andata la perché finanza. molti sono delusi. È uno della vecchia guardia, comunque. Dunque, voi come lo descrivereste il nuovo avversario di Master? Uno tosto, uno che sa il suo, eh. Questo qua è uno che non è facile metterlo alle corde, questo qua. Sarà una roba molto frizzante, Tu, no, Master, ci allora, avevi avuto degli scontri. sicuramente è un personaggio che nel parlare, nel mostrarsi la gente alla parlatina è anche colto. Quindi, ecco, però io seguo in questi confronti, cerco sempre di, l'ho fatto un po' anche con Luca, così anche se in termini amichevoli, di andare proprio a pungere in quei punti magari più scabrosi, però ci voglio sempre entrare. Poi ovviamente vediamo come lui risponde e poi sarà sempre il pubblico a giudicare. Però secondo me certi punti vanno toccati, perché sennò tutti che ci stiamo a girare intorno. La Però gente no, vuole bisogna entrare sangue, nel la gente vivo. vuole sangue. No, dai. Non il sangue, però bisogna entrare nel vivo, bisogna Però certo, no, quello parlare bene. intendevo, era proprio quello che intendevo. Ecco, quindi sicuramente si parlerà di doping, sicuramente. Anche, ma non solo, perché diciamo tutta la sua storia, poi ha avuto anche vari trascorsi che sicuramente vale la pena un po' così andare a parlarne, anche a lui dire i suoi punti di vista, insomma, è interessante, no? Interessante. Tra l'altro è un personaggio che è stato anche molto, io stesso, diciamo, come dire, dissato, mettiamola così, però io non ho mai usato, lo voglio ripetere ancora, perché poi questo personaggio è stato anche veramente, ma nemmeno dissato, è stato proprio diffamato in maniera pesantissima da certa gente, e io su questo gli ho sempre dato la mia stima. Gli ho detto: guarda, io possiamo fare delle critiche, però a questo livello qui io non scendo, e lui penso che lo confermerà, perché una volta gli dissi proprio questa cosa qui, al di là delle nostre diatribe, eccetera, eccetera. E questo è importante, secondo me. Allora, vedo già alcuni che fanno speculazioni. Voglio innanzitutto dire, per chi si stesse chiedendo, martellato. Allora, con martellato abbiamo già girato il confronto tra Master e martellato. È già stato fatto. Diciamo che con i tempi tecnici dovuti lo vedrete prossimamente, quindi pazientate, perché ci sono tanti confronti in atto.
faccio uno spoiler, però senza nominare la persona, questo sabato saremo nuovamente da Master a girare un altro confronto con un altro personaggio interessantissimo, che non vi dico perché uscirà dopo il personaggio che, diciamo, annunceremo oggi, ok? Quindi ci sono tante cose in atto. Poi, se tutto va bene, a fine febbraio ritorneremo da Master a girare, questo ve lo dico perché ho già fatto un annuncio, insieme a Pici, quindi porteremo Pici da Master. Numero uno, Pici, grande. Anche lì guarda, ci sarà... Guarda, è dura, Anche lì ci sarà... Pochi d'artificio. Ma anche lì ho preparato qualche domandina abbastanza... Ah, lo so che te sei come il serpente. Qualche domanda pungente. Sì. Allora, intanto, vediamo un attimino di commenti. Ma diciamo che qualcuno l'ha nominato, Diciamo solo che qualcuno nei commenti l'ha nominato. Qualcosa è uscito fuori. Ovviamente, vabbè, ragazzi, è un personaggio che non è tutt'oggi attivo nella community del fitness, cioè è uscito fuori dai gangheri, non è più presente ad oggi, ma lo riportiamo. Sì. E questo secondo me è molto interessante. Diciamo che quando Master mi aveva, perché è stata un'idea di Master questa, mi ha detto, ma secondo te cosa ne pensi di questo? Io ho detto, ma secondo me non ci caga neanche, chissà dov'è, no? Nella mia testa non era più presente proprio, un po' come Schiaraggi. Alla fine tanti della community sono stati magari molto attivi, però poi sono spariti completamente. Sì, è vero, è vero. Ma neanche io ovviamente ci speravo, però, ripeto, noi ci eravamo sentiti in quella circostanza che gli avevo manifestato la mia stima. Ma in ogni caso, stato molto disponibile, gentile, per cui va benissimo così. Non penso che... Ma anche poi quando ho incontrato Marco, insomma, alla fine... Cioè, ripeto, quando c'è un'atmosfera buona, si è predisposti, va tutto bene. Il problema è quando c'è un'atmosfera tossica, avvelenata, allora è lì che non si può far nulla, perché purtroppo con certi personaggi lasciamo proprio perdere. E chiudo qua, ok? Allora, qua chiedono di fare il test. Rispondere a Luca questa domanda qua, poi dico la mia. Rispondi a questa, Luca. Perché non fate il test per vedere il livello di testosterone a PC? Allora, ne abbiamo già parlato l'altra volta. Allora, a meno che allora, se questo test si fa di sorpresa, ha un senso, perché di base lui o dovrebbe avere dei valori molto alti, o se stacca averceli molto bassi. La realtà è che, volendo, potrebbe pararsi il culo lo stesso mettendosi in TRT, ma questa cosa dovrebbe farla in previo. Quindi l'unica maniera veramente per scoprirlo è fargli una sorpresa, che sinceramente, almeno io, anche qui l'ha detto, non ci sentiamo di fare questa cosa perché... Allora, c'è da dire che Pici vorrebbe farlo, cioè gli Ma quanto piacerebbe margine farlo. avrebbe? Cioè, se lui, qualora fosse doped e vuole staccare per fare bene il test, quanto margine avrebbe? Dipende cosa sta usando. Allora, se gli esami del sangue e quelli che intendono loro sono quelli del testosterone normale, dipende solo dal tipo di molecola che, scusa, dal tipo di, come cazzo si dice, se è enantato o acetato, quindi dalla durata, dall'emivita. E quindi il massimo potrebbe essere tipo un mesetto, una roba del genere, un mese, un paio di mesi ed è pulito. Ma l'unica maniera è fargli una sorpresa, e qualcuno deve andare a voler rompere i coglioni, tra virgolette. Per quanto lui possa prenderla bene, a me non, io non gliela farei una roba del genere, perché se, cioè, io non ho bisogno, io voglio credere a quello che dice, punto e basta. Oh, ma te che sei amico delle guardie, no? Master Vai, è un po' allora, sono amico di Master e basta, l'unica guardia di cui sono okay. amico di Master. No, ma io la vedo così. Allora, no, sorprese no, ovviamente lui deve essere avvisato, lo faremo, ma io voglio dire un'altra cosa. Dunque, tu hai detto, se però lui se si mette, stacca, poi si mette in TRT, attenzione, se si mette in TRT comunque, a prescindere, i livelli di gonadotropine sono azzerati. Quello sì, bravo. Allora, qui parlavo solo di testosterone, però sì, se fai anche gli altri... No, facciamo anche quello, perché tanto chi è in TRT, chi va in TRT, tu lo sai, poi praticamente ci rimane a vita, non si Ah, torna certo. indietro, non si torna Sì, indietro. dopo, anche lì dipende un po', Perché però dopo il se vai in TRT, cioè dipende per quanto tempo la tieni. sistema va in blackout, parte proprio dall'ipotalamo, è fermo. Quindi se i livelli di gonadotropina sono azzerati, poi
Poi bisogna vedere quant'è il livello, attenzione, perché TRT che cosa intendiamo? Cioè livelli fisiologici? Non lo so. Sì, vabbè, se non è fisiologico lo sgami. No, perché se uno si fa dosaggi alti che sfora il livello, chiaramente... Cioè, anche quello... appunto non c'è neanche bisogno di guardarle con l'adotropina, lo vedi direttamente al testosterone. Secondo me guardando tutte e due si capisce. Quindi in teoria, la butto lì, in teoria quando lui viene, che c'è tempo, no? Se lui sarebbe disposto, anch'io sono disposto, non ho problemi, si fa, basta che è avvisato... Oggi non è commenti, ma ha detto che praticamente tu, hai, tu Master, hai detto in live che lo faresti... Ma certo, cioè, ma io posso fare qualunque cosa, non ho nessun problema. No, ma come da tempo si dice che sono in TRT, no? Facciamo questi test, vediamo. Sono assolutamente tranquillo, come quando fece Aleppo che testa antidoping, quello rebello della WADA. Qualsiasi momento posso fare qualunque test. Però... Se lo dici veramente, secondo me lo possiamo fare. Facciamo un video. Ma facciamolo. Vediamo. Facciamo. Allora, possiamo fare... Allora, è chiaro che dopo... Palle non smetterà di romperle, perché diranno ha staccato, solite manfrine, no? No, ma è staccato, ma come hai detto Luca, tu puoi staccare, ma alla fine o se non sei in TRT o ci sei, comunque i livelli sono sempre sballati, delle gonadotropine, si vede, con un esame del sangue si vede. Beh, per me è molto efficace. Se sei in TRT si dovrebbe vedere che sei normale, no? O sbaglio? Allora, con la TRT comunque le gonadotropine sono azzerate, perché c'è testosterone... Sto parlando di un altro esame, Cri. Sono due esami di cui sta parlando lui. Non è solo il testosterone, capito? Le gonadotropine è un'altra cosa che non c'entra un cazzo. Cioè, che c'entra logicamente, ma non è quell'esame. E se uno in TRT, tu lo deduci da questa ulteriore esaminazione? Sì, perché se sei sotto tu non le produci, perché non stai producendo tu testosterone, ma è esogeno, capito? Esatto. Queste gonadotropine che servono a produrre. Per quello che ho detto, quell'esame di sangue, anziché quello delle urine, che poi deve andare in Svizzera alla WADA, cioè che è una cosa che alla fine chi è che lo fa? Ma questo qui è semplicissimo. Per cui io allora, se volete, quando ci incontriamo, io mi metto lì col braccio, no? Come diceva Grillo, volete il sangue? Ecco, ve lo do. E fate. Dopodiché, poi con le spese ci metteremo d'accordo, però poi ci vuole che l'esame venga fatto in un laboratorio. Nome, cognome, quando, dove, come, gli esami, cioè poi il certificato deve essere mostrato poi ufficialmente, so, se rimane così, se si fa come la Iene, che c'è il cartello negativo, allora lì non ci chiederebbe nessuno. Lo facciamo come le Iene, ma lo facciamo sul serio. Come le Iene si fa solo danni, no? Ma poi ieri hanno fatto un altro servizio, mi hanno detto che hanno fatto un altro servizio, ma non l'ho guardato. Anche io ho sentito qualcosa. Non lo so. Sì, dove parlavano di come si chiama quella, l'olio. Sintio. Raponi, no? Un Raponi. Ah, ma quello l'ha fatto un anno fa, Raponi, l'ha fatto un anno fa su quel soggetto, là, una cosa, un po' vecchiotto quel film. Sì, allora, Master dici di aver guardato tutto di Giovanna Freddo, non hai mai mostrato un video metro da Sarta, in questo modo stai guardando centimetro. Grande. Allora, Beto da Sarta, c'è chi fa queste spacconate, comunque io ho sempre detto che un braccio da 48-50 si vede, io le mostro da anni e nessuno dubita, oddio, chi dubita magari dubita di tutto, però non c'è bisogno di fare questa cosa, le basse di Master faccio vedere da anni, per cui questo è quanto. A volte anche in dei video l'ho fatto così. Quindi... Sono abbastanza evidenti anche dalla felpa, io ti ho visto solamente in felpa, ma... Io ripeto, non solo chi mi ha visto dal vivo che viene a fare fulimessio, ma le mostro da anni e credo che si veda. Master è un contenuto che si potrebbe portare, questo far vedere che te le misuri potrebbe anche portare, certo. È una figata, la dimostrazione. Gli facciamo il test del sarto sulle braccia e il test del sangue. Però Master è schedato a posto. Comunque col metodo da Sarta vi dico che anche lì poi le misurazioni, volendo, ho visto gente che misurava con misure che erano impossibili, eppure il metodo misurava quello, ma insomma lasciamo perdere, perché se poi uno dubito di tutti, insomma. Ragazzi, Marco arriva alle 8:30, mi ha già avvisato ancora prima, quindi è giustificato, quindi non allora, stava... No, vabbè, magari starà mangiando, che cazzo. Comunque si arriva e noi faremo la comunicazione di chi è il personaggio, di chi è il protagonista, aspettiamo Marco per farla. Quindi nel mentre facciamo risposta alle domande, un Q&A, magari, ecco, io prima avevo messo il link
per entrare in live, perché magari c'è qualche hater che vuole entrare. Sotto, sotto. Quelli ci sono sempre, ragazzi. Ma live entrare. Mica tanto. Live mica tanto, cominciano già a farsi un po' in braga live. Dal vivo non ci sono mai, non esistono. Stasera niente vestaglia, ragazzi. Ogni tanto va cambio outfit. Stasera niente vestaglia. Però quella è la mia tenuta da casa naturale. Però ogni però di norma in casa sto in vestaglia. Poi sotto magari maglia, cambio le cose al di sotto, ma la vestaglia è tipo il default. Come se fosse la felpa. Allora, oh, Biagio Coppa. Biagio Coppa è mica quello di Mezzo Chilo TV? Quello che è, cos'è il punto di domanda? Cosa? Cioè, qual è la domanda? Se è lui il personaggio? Sì, sì, domanda. È quello lì, no? Ah, ok. Io i video di schieraggi salvati. Ma seriamente? Veramente i video di schieraggi? Perché io cercavo qualcuno che li avesse, perché sarebbe interessante fare... Vabbè, non è bello renderli pubblici, però mi sarebbe piaciuto rivederli, vedere, perché erano anche molto grezzi. Ma tu, Luca, lo seguivi Schieraggi? Sai di chi parliamo? Ma non so neanche chi è, infatti io sento parlare tutti voi. Sai chi è Schieraggi? Non so chi è Schieraggi. Tu, Master, lo sai chi è Schieraggi? Sì, lo so, perché, insomma... Cosa ne pensi? Allora, ha fatto due eventi di punk, stile, diciamo, non da gara, e quindi c'è questi due eventi di punk che così ha fatto... gridare a molti, no, gridare, ha lasciato perplessi, sapete com'è la questione, cioè due venti di panca non è che sia un bustoline, quindi qui si è aperto un dibattito su questo peso. Chiaro che lui era molto sovrappeso, ma di tanto, ha fatto rimbalzare, mi sembra che pesava 130 kg, 120, però insomma, Luca, te lo sai che due venti di panca sono una bella sberla, quindi due venti di panca devi essere veramente forte, quindi veramente. Questo Spera è il punto, insomma. Era uno youtuber che andava molto forte, ma non mi ricordo neanche quante visual facesse, però andava bene, mi ricordo, però era molto naturale, registrava col telefono forse, faceva dei vlog d'allenamento dove lui si allenava a casa, Veneto mi sembra, no? Quello che mangia Wuster. Mangiava sempre le patate al forno, le caramelle. A volte faceva della buffata di dolci, caramelle, cose così, un po'... Sì, mangiava un po' cazzo e... Pelato? Un po' di barbetta? No, io so che lui prima di sparire aveva detto che avrebbe raggiunto il 4% di definizione, no? Sempre da natura. E effettivamente aveva cominciato a dimagrire, si è visto qualche foto, poi è sparito. Quindi non si sa che cosa sia successo. Ma la sua peculiarità era che? Cosa faceva? Era forte. E che era fortissimo. Era fortissimo. Okay. Di panca, non lo so, fai te. Okay. E dopo il resto, panca, stacco, scotch. Cioè lui era fortissimo, quindi era famoso perché era fortissimo e faceva i video. Sì. Però sì, non sì. Gareggiava niente, solo su YouTube. Sì, no, gare no. No, non ha mai fatto gare. Però nel video ho fatto due venti di panca, poi staccava da solo, tra l'altro. Sai che staccare da solo non è che sia uno scherzo, eh? No, 220 caneo. Per cui... Ma che è successo? La diatriba era natura o non natura, tutto qui, insomma. Ho capito. Che è successo, Master, col profeta? Che tutti in chat scrivono Master, confronto col profeta, il profeta della verità. No, ma io con certa gente non... Assolutamente, l'ho già ma detto. Ma lo conosci? Era mini wellness, profeta della verità. Quello romano, no? Io. No, Master, che in chat scrivono tutti il profeta, Master il profeta. Ma a me non mi interessa, cioè posso citare chiunque, io certa gente non la considero minimamente. Ah, ok, forse chiuso, ho già spiegato i motivi, quindi c'è gente no, che... No, non sapevo che eravate in conflitto, perché infatti... No, per me è rilevante, non... Posso anche dire chi è questo qua, che non mi interessa minimamente, capito, non... come altri, per cui no, non ho seguito, ho già detto, qua c'è un discorso di rispetto delle persone, no? Al di là delle diatribe tecniche che ci possono stare, ma il rispetto delle persone quando non c'è, tutto diventa irrilevante. Poi capisco che alcuni che sono delle nullità tecniche non hanno nulla da offrire, allora per avere qualche ma attaccano a destra, mancano, si sa qual è la tecnica, dappertutto si comincia a offendere, diffamare la gente, queste cose un po' le guardano, perché la gente queste cose gli piace,
E quindi sanno così un po', però sostanzialmente non c'è, c'è nulla dietro, no? Per cui quando c'è nulla, una carriera su quella roba. Possiamo stare. Ho dedotto più o meno qualcosa, ho dedotto che ti ha detto qualcosa. Comunque Marco Pitti, ragazzi, arriva tra 10 minuti teoricamente, se non ritarda. Benissimo. Tra 10 minuti Marco Pitti, facciamo sta dichiarazione. Dai, dai, la fa Marco, gliela fai fare a Marco. Master non sopporta il profeta, ha ragione perché Romano l'ha dissato spesso. Non lo sapevo, ragazzi, non lo sapevo. No, perché l'avevo conosciuto a Rimini Wellness, ma era visto solo in quell'occasione. Mi era simpatico, sono sincero, però non so cosa sia successo tra di loro. Mi ricordo un video scheraggio che parlava di tutta la sua storia fisica sportiva, per me è natura, perché quando c'è nella cosa... Ma ragazzi, sta storia del Natty or Not, anche ieri parlavo con Teo Trainer, no? Che anche con lui voglio portare un confronto. Tu, Master, sai chi è Teo Trainer? Sì, l'ho visto. L'ho visto. E lui suppone che tutti siano dopati, no? Andrà bene, intanto che rimane un'opinione personale, ma io mi chiedo sempre come uno lo può sapere che sono dopati, cioè io non, quello che non mi capacito, no? Ma Chris, scusa, adesso io qui c'è Luca, io gli dico una cosa, Luca, ma secondo te, che sei nel settore, cioè uno che fa 2,20 di panca, stacca anche da solo, non so, tu come la vedi, così ti chiedo un parere. Allora, a quei livelli lì, che sopra i 200 di panca, è difficilissimo che sei nato, ce ne sono, ma da 200 in su, ragazzi, è arrivato un ospite. Io la penso come Luca, e poi non sono un esperto del settore, però insomma, cioè, anche perché se la fai da powerlifting, quindi fatta bene con una certa tecnica, è in discorso. Ma se la stacchi in palestra ignorante, vai giù col rimbalzo, cioè c'è tecnica nel powerlifting, è diverso perché vedi determinate tecniche talmente estremizzate, talmente precise, che guadagnano tantissimi chili. Ma uno che la fa così in palestra, ragazzi, puttana Eva. Mi sentite? Lorenzo! Ciao ragazzi! Ciao Lorenzo! No, sono uscito dalla palestra, mi ha scritto Cristian e sono qui fuori. Grande! Bello! Ciao. Un quarto d'ora, 20 minuti, sto in diretta, non c'è problema. Fantastico, grazie Lorenzo, ci fa sempre piacere. Grande master. Allora, che ne pensi della community fitness? Come sta andando? No, sta bene, perché mi fa piacere, perché Master è una bella persona e mi fa piacere che sono riuscito a mettervi un po' in contatto e creare, diciamo, un po' tutta una serie di discussioni con dentro tutti, con un confronto pacato, civile, e con personaggi non tossici, rompicazzo, infamatori, rompicoglioni, gente che caga il cazzo solamente, che non porta di niente. La cosa mi piace. Poi sai, Master la pensa in una maniera, Luca comunque ha fatto una scelta differente e ci racconta il lato oscuro del bodybuilding, come non ci racconta nessuno, perché mi sono rotto il cazzo di sentire un mare di gente che ha raggiunto certi livelli. Tu nota tutti questi qua quando dicono qua, sì, però prendevo, ma con parsimonia. Ma parsimonia di sto cazzo! Eri pieno come un'otre, vaffanculo! E non rompere il cazzo, dai! Almeno Luca è sincero. Poi Luca, io l'ho detto, un amico, ieri sera abbiamo fatto dei video insieme. Luca lo sa che ste robe fanno male e si deve mettere in testa di fare una scelta ormai differente, perché dopo un po' di anni le robe le paghi, non c'è un cazzo da fare, ma non è scemo, le cose le sa. Certo. Però almeno ti racconta effettivamente il lato oscuro di questo mondo, senza giri di parole, perché dai, cioè fanno tutti ridere, fanno. No, io vorrei che risponde Luca a quello che sto detto. Ma beh, anche la parola, secondo me. A priori così siamo a posto, abbiamo io farli conoscere. Aia. Chi c'è? Guarda allora, che c'è. Allora, Andrea, questo ambiente qua è colmo di gente che dice un sacco di bugie. Esatto. Io guarda, non dico che a me non interessa essere la differenza, o non l'ho fatto perché
pensavo di dire, faccio una cosa diversa, quindi faccio il boom, la mia intenzione è quella. Io sono così e mi sono presentato così, e nonostante che magari devo passare per prendermi gli insulti da determinate persone che magari non ragionano alla mia stessa maniera, eccetera, io se devo portare un contenuto, porto la mia esperienza da sportivo, che comunque conosce anche questo tipo di ambiente, da anni, con estrema sincerità, e cerco di mettere in guardia quelli che posso far ragionare, quelli che ci avranno voglia di ragionare e che non dovranno insultare, mi insulteranno. Però penso che allora un po' più, non dico che tutti dovrebbero dire tutto, perché dopo vabbè, ci sono dentro tantissimi discorsi di famiglia, non famiglia, però almeno gli atleti, quelli dove è scontato che perché per forza utilizzano, potrebbero fare a meno di mentire, di fare i video tutorial sulla motivazione, la non motivazione, la dieta, che va benissimo, però dopo devi anche dire la verità, che arrivi a un certo punto che o scegli questo o rimani lì, capito quello che voglio dire? Cioè, a livello professionistico il doping è ovunque, e l'unica maniera purtroppo di emergere in questo mondo ormai malato, di tutto questo mondo dello sport ormai malato, è fare quello che fanno tutti gli altri, punto. Quindi non c'è neanche, tra virgolette, non dico da vergognarsi, però se vuoi fare l'atleta a livello alto, è quella lì è la chiave, punto, non ce ne sono di palle. Quindi almeno no, che vabbè, si sappia. Vabbè, allora nello strongman è poco ma sicuro, non ci sono alternative, se no non inizi neanche. Ma su tutti i bodybuilding a livello ormai, alto, certo, ma su tutti, ma a livello alto, ma già a livello di vincere un concorso italiano devi farti come un pazzo. No, sì, perché poi la cosa è scappata di mano, quindi adesso trovi gente che anche veramente a fare la gara dal paesino si bombardano come pazzi. Quindi sta diventando tutta una cosa più, cioè ormai non vince più bravo quello che si allena di più, e vince quello che si bomba di più, punto e basta. Dopo c'è di mezzo, no, la genetica. Sai, quando abbiamo cominciato io e Master, che più o meno, vabbè, Master ne ha 63, io quasi 55, però sai, 30 anni fa non c'era così questo giro della Madonna, cioè quando avevamo 25-30 anni, cioè sì, c'era il dopato, lo spruzzato, però tutto il resto la gente lo faceva in maniera natural. Oggi c'è un giro di bombe che è devastante nei ragazzini di 20 anni. È devastante. Sì. Purtroppo, secondo me, il problema è stato, ma per far che cosa? Internet, per far che stato cosa? Internet, per... quindi i social che hanno sdoganato, e poi vabbè, internet in generale, perché si trova di tutto con un click. Ma neanche col computer, cioè entri in Telegram, ti saltano addosso in 50 a volerti vendere l'universo. Cioè, io quando ero ragazzino, se dovevo trovare un'ampolla di testosterone, dovevo fare i salti mortali, appunto è proprio per questo, per tanti anni probabilmente gli sono stato lontano. Poi quando ho cominciato a esserci questa internet, che era tutto sotto mano, parlo anche di informazioni, anche di avere la possibilità di trovare qualcuno che ti segue, cioè capito, se io ero nella mia bella Valsassina in mezzo alle caprette, ero bello contento. Poi ho scoperto che c'era gente che faceva 300 kg di stacco, che prendeva questo, che faceva quello, mi si è aperto il mondo, e dopo alla fine della fiera è molto più facile, no? È molto più facile avere accesso a tutto. E quindi ormai allora, così. Io volevo far poi coinvolgere anche Master su una cosa che prima ho visto. Prima ero in palestra, c'era un ragazzo di 25 anni, e io l'ho visto comunque, siccome vado ecco, in due anni comunque è molto migliorato, però alla fine gli ho detto, vedi, cioè tu nonostante hai comunque un fisico buono, oggi il tuo fisico fa schifo, perché ormai i modelli di Telegram, di Instagram, scusa Instagram, oggi apri, minchia, vedi dei livelli fisici di ragazzi di 25 anni che sono tutti dopati, cazzo, che hanno un tiraggio, una qualità muscolare, che fanno passare la gente che una volta aveva un bel fisico, perché 25 anni fa, 30 anni fa, lui aveva un bel fisico. Oggi, cazzo, i modelli che noi diamo veramente fanno paura. Poi un'ultima cosa, poi faccio parlare Master. Mi sono rotto i coglioni di gente che rompe il cazzo Master, che ha 25-30 anni. Oh, Master c'ha più di 60 anni, ma di che cazzo parlate? Cioè, ma io vorrei vedere loro più di 60 anni come saranno. No, però io fisicamente, sai, Master... Oh, ma Master c'ha più di 60 anni, vi dovete sciacquare la bocca, eh. Oh, ragazzi, voi l'avete visto Master dal vivo? Cazzo, guarda che in Italia con gente più di 60 anni col fisico di Master non ce n'è in giro, eh. Oh, sì, ma Master è infatti tanta roba fisicamente. Ah, allora. È arrivato Marco Lone.
bene. Anche Marco, cioè, io non l'ho mai visto dal vivo, ma Marco si vede che c'ha un bel fisico, anche lui. Lambre. No, vabbè, si vede ciao, che è Lambre. Possiamo parlare di Luna adesso, di allunaggio, dai. abbiamo le due grandi potenze riunite finalmente. No, Marco, stavo dicendo che Instagram ha portato dei livelli estetici di fisici, per cui oggi un fisico magari come quello di Marco PT, che 25-30 anni fa, quando non c'era internet, sarebbe stato un fisico della Madonna, a livello comunque nato, e poi le bombe non c'erano in giro, oggi hanno portato un fisico come magari quello di Marco a dire sì, però cazzo non è così fisicato, non è così tirato, perché c'è giro troppi modelli, il doping è diventato troppo troppo diffuso, cazzo. L'hanno detto, è colpa mia, perché io sono un coglione che è rimasto natural da quando ha iniziato ad allenarsi fino ad oggi, e rimarrò natural per sempre, perché allora io siamo in due. Io sono una testa, master, sei una testa di cazzo, anche tu, siamo due teste di... No, vabbè, dopo facciamo passare Luca che ha fatto un'altra scelta, però Luca, sai, ha deciso di andare a fare lo strongman e Lino, Luca è più sveglio. E Lino ce ne sono di alternative, cioè se vai a fare lo strongman... Non ha detto niente di offensivo, non ha detto niente di offensivo. Allora Luca è andato a fare lo strongman e per forza ha dovuto dopparsi. È uno come quelli che fa il volo alare, che quelli che si buttano, che fanno il volo alare, sanno che entro 10 anni crepano tutti. Cioè, però posso come uno dire... che va a fare il volo alare dice cazzo però... prima dopo la roccia la trovi. Però come uno che fa l'alpinista, cazzo 8.000, Lambre. Cioè metà vogliono, figa. Cioè, sì, poi sì. Non è il caso sì. Di Luca che ti dico roba, però sai uno che decide di fare un certo tipo di sport, cazzo, non ci sono alternative. Cioè... Ma immagini, però posso per un secondo, immaginiamo un mondo distopico, utopico, in cui non siano mai esistiti i farmaci anabolizzanti. Gente come Master, gente come me, cioè sarebbero gli dèi scesi, capito? È vero. Sì. No, vabbè, vero. No, c'è Pici. Penso proprio di sì. No, Pici è di un altro reame. Pici è dopo. Pici. Il buon vecchio Ma Filippo. Se non c'erano gli anabolizzanti, non esisteva. No, posso dire che Pici è fatto veramente bene. Ho visto oggi un video di Nocerino. Ho scritto anche in privato a Piero, gli ho detto guarda, che questo ragazzo qua è veramente fatto bene. Quella sera i genitori erano in gran forma, erano proprio ispirati. Perché... è bello. Io voglio dire una cosa, ma adesso chiedo anche a Marco, anche a Luca, per il tecnico. Ringrazio Giorgio, che mi ha regalato 5 abbonamenti. Grazie. Bene, se noi guardiamo i migliori atleti d'elite di calisthenics, o di cose simili, vediamo che come peso corporeo sono tutti sotto il peso che qui. Ma non c'entra, non fare conto di essere 20 kg no. sopra, no? Io vorrei sapere questo. Non c'entra. Spiegazione c'è. No, Pici non è un calistenico puro, Pici è spurio, è ibrido, Pici è uno di quelli che ha fatto pesi a cazzi suoi con verticali zavorrate in push-up, è uno di quelli che si attacca a 90 kg per fare le parallele. Pici non è un calistenico assoluto, non è un ginnasta a corpo libero, ha fatto ginnastica artistica, ma non puoi inquadrarlo come il calistenico, come può essere un Caruso, come può essere uno Yatarov. Pici è un ibrido, sì, è un animale. Che non ha mai gareggiato nel calistenics. Ma infatti, esatto. Opinione, l'ho sempre detto, che comunque sia un ottimo atleta, ha comunque una fisicità bellissima, ha i ventri muscolari pieni, ha i tendini larghi che si attaccano alle ossa con tanta superficie, è completissimo, è flessibile, elastico, coordinato. Poi la mia opinione personalissima, sicuramente sbagliata, frutto di una mente corrotta, è che lui sia sotto da anni e a dosaggi molto alti con tutto quello che possa esistere, secondo me. Ma guarda Marco, ti dico, noi abbiamo qualche giorno fa parlato con un... non faccio il nome perché sarebbe uno spoiler. Lo dico io. Eh? Lo dico no, io. Non t'azzardare. un organizzatore di gare di bodybuilding... molto conosciuto nell'ambito, molto competente, e gli abbiamo mostrato Pici, nel video ci sarà l'argomento Pici, proprio perché... E ha detto che è natural, giusto? Sì. No,
Tira a indovinare, tira a indovinare. Ha detto: no, bravo ragazzo, è naturalissimo, è uno di noi. È un... sì, sì. Ma no, ma perché parte è venuto? No, questa è una persona seria, Marco. Ha detto la sua, cioè è rimasto così. Noi, io gli ho detto giustamente tutta il teatrino solito, no? Sembra dopato, ma quando lo conosci, come ti parla, lui ti dice che è naturale ed è credibile, no? Cioè, questo è l'incipit che ogni volta io pongo a qualcuno e io non mi esprimo, no? Dico sempre non lo so. E lui ha detto che, guarda, per delle forme proprio così stondate, ha detto, cioè, lui lascia uno spiraglio al dubbio che sia natural, perché dice, se tu mi dici così, ok, però è altamente... Beh, però le facce che faceva, te le ricordi le facce, sì, che faceva? Ma ha detto che l'aglio mica tanto. Natural per lui, però... L'aglio mica tanto, cioè, allora... questo... Era molto convinto di che l'educazione. Secondo me lo spiraglio era più. Sai, io voglio dire una cosa, giustamente Marco ha detto: vabbè, non è proprio un calistenico puro, fa anche cose da borrate di forza, quello che vuoi, ok. Ma anche facendo queste cose qui, non è che tu diventi un più 20 HP. Cioè, questo che voglio dire, è una cosa spropositata. Poi non c'è nemmeno le gambe. Tirato. Ma io, Master. Io ti rispetto, tu sei uno che ha lavorato 40 anni sui muscoli, io ti rispetto. Io Pici l'ho afferrato, ci ho fatto la lotta assieme, non sì. sai neanche come prenderlo perché è talmente grosso che ti scappa di mano. Sì, va bene. Cioè, ed è tirato agli addominali a scacchi. Cioè, se io arrivo all'8%, non ho neanche la forza di fare 100 kg di military press, se io arrivo così magro. Questo qua, bello come il sole, tirato come una freccia. Muscoloso, bellissimo. Ma questo scusa, ma conferma la mia tesi. Allora, guarda che anche col doping arrivare così alti di peso corporeo definiti. No, certo. Difficile. Se tu dai a me tutte le bombe che ha preso Coleman, io non divento come Pici, te lo dico tranquillamente. Certo. Ma non ho la genetica, non ho la sua bellezza, non ho la sua grazia, non ho le sue proporzioni, non ho il suo carisma atletico. Diventi un bel mostro anche te, Marco. Sì, d'accordo. Non c'entra niente con Pici. Cioè, Pici ha quelle qualità che sono veramente speciali, particolari. Sì, secondo me uno diventerebbe come Pici se si dopasse. Ma io ho visto la scena, c'era Nocerino che a momenti gli sbottonava i pantaloni e si metteva in ginocchio. Cioè, una roba pazzesca. Cioè, era lì che mi ricordi tanto Menzer, con emozionato così. Signori, certe cose non le puoi comprare, o ce le hai, non ce le hai. Insomma. Avrà fatto ginnastica artistica da ragazzino, avrà fatto, non so, le gare. Allora, ho visto una foto di Pici, non so quanti anni aveva, ma c'è comunque, che lui ha fatto delle foto da modello, no? Non so quanti anni aveva, ma era adulto. Foto da modello, non c'era questa massa, questi volumi non c'erano, quindi siccome si dice è iniziato da bambino, però lì che non era bambino non c'erano questi volumi. Io per correttezza non faccio i conti in tasca a nessuno, ma glielo chiederò anche a lui, glielo chiederò, scusa, ma lì quanti anni avevi? Come mai non eri, è questo che, perché già si allenava, no? Ma anche Colucci ha ragione, se tu parli con Filippo, lui è quasi offeso, è quasi indignato, si commuove quasi. Lui è disperato, io non so cosa fare. Ci rido su, dice lui: no, testatemi, vi do il doppio dei soldi, mi pagate il test. Se sono positivo, vi do il doppio. No, Marco, abbiamo parlato prima: non c'è bisogno di fare urine, test, svizzera, lascia perdere. Esame di sangue, di testosterone e gonadotropine. Arrivederci, grazie. Fatelo. Ho capito. Io lo faccio, però risulta che natural si chiude la questione. Cioè non è che uno può dire poi... Se fosse naturale, io sarei contento per lui. Sono contento di essermi sbagliato, si vede che sono un malpensato. Ma certo, ma assolutamente. Io sono una persona di merda, faccio schifo, non lo so, sono contento per lui. Voglio dire. Però la mia paura è che uno tanto fa il test e poi dicono ha staccato prima. No, non c'entra. Te l'ho già detto, può staccare anche prima, ma... O recupera con la TRT, o se non recupera comunque il sistema, l'asse ormonale è inibito e con l'antropine sono azzerate. Però tu master di bombe ne sai troppo, però cioè, se vai allora Luca, queste cose le sai, sono ovvie, sono ovvie, quindi, ma siccome anch'io sono disposto a farlo, dato che dicono che sono in TRT,
Facciamo, vediamo, sono tranquillissimo, però se lo facesse anche lui sarebbe una bella cosa, no? Ma io posso Master. Ragazzi, per saperlo no, secondo me non lo vai a sapere da un test. L'unica roba che potresti saperlo è che prendono me, Pici, Marco, tutti e ci portano su un'isola deserta per un anno, dove mangi le noci di cocco e le banane e lo yogurt greco, la tacchinella, e dopo un anno si vede se Pici o quegli altri sono ancora così aggigantati. Allora lì ci può stare. Io amo la scienza, dai, ma non mi sacrifico un anno. L'ha detto anche Luca, cioè i test li puoi tranquillamente passare, dai, non raccontiamoci caso. Quello dell'esame del sangue, dei livelli ormonali, quattro piedi, non lo so come lo puoi passare. No, aspetta Matteo, aspetta, allora è vero quello che dici, però, tu, ma se parliamo di testosterone, perché ad esempio ad oggi, allora, come regola in ogni ciclo ci dovrebbe essere una base di testosterone. Ma hanno inventato altre molecole, ad esempio il ment, che aromatizza in un certo modo, e si può usare, tipo, è già una terapia che fanno in America, lo usano al posto di testosterone, perché è molto più forte il ment. È una molecola, pensa addirittura, che usavano per castrare gli uomini. Adesso arriviamo a dire, no, facciamo un test del sangue, vediamo se Pici è dopato. No. Cazzo, no, c'è stato Armstrong. Armstrong ha preso per il culo, figa, i migliori Armstrong non li faceva i test, non li faceva. L'Armstrong era coperto a livelli un po' più alti. Armstrong, se ti ricordi, era coperto a livelli un po' più alti. Si è visto Michael Moore, Capitalism Love Story, ti parla di chi parava il culo ad Armstrong, non era il bulletto di quartiere. Sì, vai a vedere a livello ciclistico non ne beccano mai uno. Poi ragazzi, no, non prendiamoci per il culo, a livello ciclistico figa se si fanno tutti, dai, cioè dove cazzo andiamo, dai. Ma questo è, io mi dissocio, per me sono tutti gli sport a livello professionistico. Qualcosa prendono, ascolta. Allora, io voglio fare intervenire Luca, che lui ha fatto sport di fatica, ma negli sport di fatica, secondo di resistenza, voi sono tutti resistenza. Di resistenza, la gente è natura. Cioè, vi faccio una domanda, quando hanno beccato Ben Johnson, ve lo ricordate, le Olimpiadi, cioè perché era dopato, cioè, gli altri invece erano natural, secondo voi? Cioè, sembrava dei culturisti, figa, facevano una cosa di 100 metri, dai. Ce n'erano tanti di grossi, negli sport, nel canottaggio, in alcune situazioni, cioè figa ragazzi. Ti ricordi Ambre, ti ricordi Maurice Green, animale era. Sì, fu trovato positivo, ma poi tornò a gareggiare. Sì. Per cui... anche nella, forse se lo ricorda Master, cazzo, nell'atletica c'era la Kratoskilova, cazzo, una non so se era della Repubblica Ceca, che poi era diventata, forse è diventata anche uomo, minchia quanto ormone aveva giù, le nuotatrici della Germania Est, c'era un laboratorio a Dresda dove figa, certo. Cazzo, cioè, Germania, sì. Sì, io ho fatto il libro, lo Stato sosteneva il fatto che loro si dopassero, no, ma era doping di Stato. Io, queste cose qua sono stupendo. Ma è chiaro che anche lì c'è resistenza, corsa, ciclismo. Signori, è accademico. Io all'università, quando ho fatto scienze motorie, ho fatto nel corso di laurea un esame che si chiamava Storia del doping. E c'erano tutti i casi di accanimento farmacologico con atlete con la barba, femmine che facevano record assimilabili quasi a quelli degli uomini. Era una statistica impietosa, purtroppo, ma all'epoca non c'era neanche un antidoping, perché erano le prime molecole che venivano mandate come se fossero caramelle praticamente. Alcuni record degli anni 80 sono ancora là, per dire. Hanno dovuto addirittura modificare giavellotti perché gli atleti li tiravano fuori dallo stadio, cioè per dire. gli fanno il test a Pici, poi arriva le Iene e ti dicono, ti danno il diplomino con scritto sei natural. Ma guarda che allora, Pici fa benissimo a tenere la parte, lui è una persona che vive di coaching online. Quando sei in questo business sei in un tritacarne in cui non puoi uscirne facendo il puro di cuore,
ci ha provato un altro youtuber che non voglio menzionare, uno che oggi gareggia negli FBB, e non puoi fare il santo. I santi stanno in paradiso, i santi stanno nel calendario, in questo settore non ci sono santi. Io ho espresso dubbi anche su Master Wallace, ma quando gli ho detto quella cosa non volevo farlo passare per Sean Ray. Se io avessi davanti me stesso e il me stesso mi dice faccio 165 di panca allenandomi una volta alla settimana in panca, anche io avrei dei dubbi su me stesso, e io so di essere natural, ma di fronte a un caso come Peachy, cioè Peachy è mostruoso, è bello, tirato, voluminoso, proporzionato, fortissimo, è fortissimo, fa robe allucinanti. Lui senza neanche allenarsi in panca piana praticamente ha fatto 180 e adesso è lì che combatte per i 190 di panca. Con quattro cazzate di lento avanti ha fatto 117, storti, brutti, però li ha fatti. Signori, cosa vuoi pensare? Sicuramente è un talento genetico, sicuramente è un Apollo, sicuramente è un semidio. Però se quello lì è natural, io sono pure. Allora, c'è da dire che il 2023, anche adesso, è stato l'anno dei fenomeni genetici, cioè sono sbucate tutte le parti, no? Sì. Tutti i fenomeni genetici. A livello di percentuale qualcuno di dopato c'è tra questi fenomeni, Io quello che dico sempre è che Peachy è quello che più, se proprio dovessi dare fiducia a qualcuno, la darei a Peachy. Ma tu devi essere come lui, scusami Colucci, se tu difendi Peachy, tu devi essere come lui fisicamente e dire io sono come lui. Ma non lo difendo, non è una difesa, è una questione di coerenza di percorso d'allenamento, no? Lui è l'unico che mi crea coerenza, proprio per la mia percezione, sui carichi che ha e la massa che ha. Questo è indiscutibile. Ma i carichi, non c'entrano i carichi. È piano che c'entra, anche barapiedi che c'entrano. No, perché se ti alleni solo per la forza pura in certi esercizi che poi non sono neanche specifici, non puoi mettere su, diventare un più 20 HP all'8%, è impossibile, ragazzi. No, Peachy si diverte con i manubri, si diverte con i cavi, Se mi dici che fa anche culturismo e palestra... Allora, no, non fa culturismo, non voglio parlare a nome suo. Ma lui non fa quattro esercizi in croce. Lui non fa molta altra roba, perlomeno da quanto ho visto sulla sua pagina Instagram. Detto questo, non voglio fare l'ambasciatore di Peachy, non voglio parlare per lui. Da quello che ho visto io, ha uno spettro più ampio. Non è neanche un culturista, non fa neanche bodybuilding, però. Questo va detto, in effetti do ragione a Master, non è un culturista, non sa neanche fare le pose, c'era un Cerino che lo impostava un attimino. Comunque volevo dire a Marco questa cosa, oggi un ragazzo del nostro gruppo che pesa nemmeno 85 kg, è alto cos'è, 1,74, ha fatto il video 160 di panca, c'è il video, ovviamente non è da gara, non c'è fermo, però ha staccato, è andato giù, boom boom, 160, e si allena una volta a settimana, e altri ci sono che si stanno avvicinando a questi pesi, per cui... Una volta a settimana. In qualche modo, non siamo forzisti, ma spingeranno di più chi fa quelle cose specifiche, ovvio. Però come vedi, anche perché ma perché una volta non c'erano tutti questi fenomeni genetici? Che sono venuti fuori ultimamente. Perché si espongono, La prima roba si allena molta più gente perché adesso va di moda e una volta eri solo un montato se ti allenavi. Ma poi una volta magari c'era molto della Val Brembana che era super genericato, ma non aveva i social per farsi vedere. Purtroppo è morto lui. Chi? Sì, ragazzi, non prendiamoci per il culo. Siamo tutti italiani e l'etnia italica non è una grande etnia dal punto di vista genetico. Io andavo in palestra a Francoforte, ero il più piccolino, facevo ridere. Cioè, vado in Siberia, entro dentro una discoteca, le tipe mi guardano, sono 1,83 e mi guardano dall'alto al basso. Cioè, l'etnia italica non è una grande etnia dal punto di vista... Siamo latini, d'ambre, esatto. Dai. Come cazzo è che abbiamo i migliori... Esatto, è vero. Com'è che abbiamo, così tanti dei, così tante fisicità, siamo i migliori fenomeni genetici, ma dai. No, vabbè, ma allora, molti sono... Allora, dico io quello che pensano tutti questi qui che arrivano, non dico che tutti, ma la maggior parte sono spruzzati, dai, non raccontiamoci cazzate, dai. Cioè, ma c'è anche da dire che in altri... È pieno di gente che racconta, io sono natural, ma è già successo su internet che un mare di persone...
che si spacciavano per natural, poi sono venuti fuori dicendo no, però io mi facevo, però gli, per, quanti ne sono già venuti fuori? Quanti ne sono già venuti fuori? Dai! Poi per l'amor di Dio ci può stare uno, due, tre, ma non che minchia, ogni settimana viene fuori il fenomeno genetico, dai, era presa per il culo, cazzo. Raga, dovete anche calcolare come è vista la cosa in Italia rispetto ad altri paesi, perché in altri paesi quelli che gareggiano è quasi normale e tutti sanno che si bombano ed è vista come una roba normalissima in tanti paesi. In Italia, se dici che ti bombi, ti buttano addosso quintali di mezzo. Sì, però anche adesso sdoganare le bombe in questo modo, io non sono tanto convinto. No, non sono d'accordo. Ma di quello che stiamo in America, scusami. Però Luca, io mi sono rotto. Allora, io mi sono rotto il cazzo, veramente, di gente che palesemente si spruzza e viene a raccontarti che è natura, cioè lo vuoi capito, fare, però, non dire niente. In un ambiente come l'Italia, come anche solo YouTube Italia, se dici che ti dopi, cioè guarda noi quante volte ne abbiamo parlato, cioè uno non vuol finirci in mezzo a sta roba, no? E dice che non lo fa, in altri posti è diverso, e la gente quando è palese uno lo dice normalmente, si gareggiano, mi bombo, no? Problema è che si gareggiano non si bombano, perché comunque è legale, e perché visto come è legale, cioè tu è come se ammetti che vivi costantemente nell'illegalità, non è che tutti sono contenti di dirlo, specie chi ha una certa immagine, chi è ovvio sta cosa, quindi stanno zitti, oppure lo rendereste legale il doping? Se dovreste votare, lo rendereste legale il doping? È legale, ma non a uso libero. No, nessun modo, come le droghe, come, cioè tu uno dice ma come, però c'è il fumo, le sigarette, l'alcol, ho capito, ma per la legalizzazione, ma anche quelle, cioè ragazzi, non possiamo dare via libera a tutto, fate quello che volete, allora, cioè i nostri figli, i ragazzi, che cosa gli insegna? Fate quello che volete, non ci sono limiti, non ci sono regole. Il punto è che tanto lo fanno lo stesso, cioè non è che non lo fanno. Lorenzo parlava della Germania, in Olanda, per dire, là dove c'è una libertà assoluta, là c'è un tasso di droga che è gigantesco, in Russia lui lo sa che no, ma quello è stato... un altro discorso. C'è un tasso di alcolisti, no, allora io scusa Master, ma io capisco e rispetto la tua carriera di tutore della legge, no, ma non c'entra niente quello, no, io ti ricordo nel proibizionismo della Chicago degli anni dei primi del Novecento, quando c'era era illegale bere gli alcolici, okay. La mafia prosperava, però qua adesso vabbè, c'è un giusto mezzo. Non dico legalizzare l'eroina, non dico legalizzare il trembolone, ma il proibizionismo ha fatto più danni della grandine, però. Guarda, in tutti i paesi dove hanno fatto libertà assoluta, citavo l'Olanda, il tasso di droga è pazzesco, sì, in Russia sono tutti alcolizzati. Lorenzo lo sa che in Russia c'è la vodka, c'è un tasso di alcolizzati enorme, è pazzesco. Ma lì è proprio come in Italia, per il vino c'è quella cultura. Il vino non è la vodka, è un distillato di grano. No, allora, 40 come, gradi allora, la vodka. Allora, voglio parlare un attimino, visto che conosco bene questo mondo. Allora, i problemi maggiori di alcolismo ci sono non tanto in Russia, ma molto di più nei paesi scandinavi. In particolare, per esempio, in Finlandia, quei paesi lì, più che la Russia. Voi pensate che i finlandesi prendono il traghetto di 2 ore per andare a Tallinn, a Tallinn trovi dei supermercati enormi solo di alcol, loro non potendo prenderlo da loro perché sono le tasse alte, vengono lì, lo prendono e poi ritornano dal loro paese. Tallinn non è in Estonia, sì, in Estonia, Tallinn. Però hai 2 ore, di Tallinn in Estonia, Estonia, sì, Finlandia. Sì, prendono il traghetto dalla Finlandia 2 ore e mezzo, arrivano là con le auto, okay. Le riempiono a dismisura di alcolici e tornano là. In più prendono le navi per uscire per poter uscire dove non ci sono più le tasse doganali. Vabbè, Ciccio, non c'è il sole, non c'è il mare, non c'è un cazzo, cosa fai? Ho visto più alcolismo in Svezia, in Finlandia, in Norvegia, in Islanda e anche nel Regno Unito. Allora, il discorso dell'alcolismo in Russia era un retaggio molto antico. Oggi le nuove generazioni sono molto più fighette.
Addirittura io ho provato ad andare in discoteca in Russia, magari anche nelle zone del Caucaso, e non ho visto un alcolizzato. Cioè, oggi le nuove generazioni sono molto più... era un problema di una volta. Una volta si girava vodka da paura, ma pasteggiavano. No, meglio così. Però il problema esiste sempre. Però forte oggi c'è nei paesi scandinavi. Anche perché nei paesi scandinavi ci danno dentro come i pazzi. Lì veramente... Io... Un loro venerdì sera è come l'ultimo dell'anno da noi. Cioè però il discorso che dicevi delle bombe, sul discorso della legalizzazione, no. Il problema, Master, oggi sai qual è? Il problema è che con internet ci ha fottuto tutti, hai capito? Sai, nella lotta alla droga dici c'è ancora lo spacciatore, deve andare allo spaccino. Il problema oggi di internet, che ha sorpassato tutti, cioè la gente li ordina direttamente online, ce l'ha ficcato nel culo a tutti, cazzo. È per quello che oggi i ragazzini facilmente riescono a reperire queste cose. Il problema è che non gli si spiega i danni fisici che possono avere prendendo, anche se glielo spieghi, finché c'è l'immagine nei social, TikTok, dei tizi dopati, palestrati, è inutile. Cioè, quando i modelli girano, oggi i social fanno, sotto questo punto di vista, fanno dei danni enormi. Ma non ne vale la pena, cioè, hai capito? Lo so che tu la pensi come me, ma non vale la pena di prendere ste robe per andare in spiaggia cioè, non ne vale la pena. A me dispiace, perché oggi vedi le palestre che sono diventati dei centri di igiene mentale, perché noi stiamo parlando dei ragazzi che si dopano. Vogliamo parlare delle ragazze che vanno in palestra fissate, convinte? Micchia, cioè, una volta c'era socialità in palestra, oggi mica vai in palestra, sono lì tutti minchia inquadrati, cazzo, sembra un posto di pazzi, sembra, figa. Dai, Lambert, noi parliamo tanto di quelle minchiate in palestra. Ma noi, io te, ma guardati in giro, cazzo che mortale se c'è. Allora, ragazzi, secondo me, sapete qual è il problema? Che in Italia, ma anche in tanti altri paesi, fare illegale una cosa non vuol dire, anzi sembra quasi che viene promossa, capito? Rendere illegale una cosa, cioè, dico, se gli steroidi fossero legali, sarebbero quantomeno, prima roba, non ci sarebbero i fake, la gente non si sparerebbe la merda. Seconda roba, magari, per dirti, un atleta potrebbe andare dal medico e dirgli io voglio fare questo, si fanno dei tipi di esami e vieni seguito. Invece farlo di nascosto ti crea mille problemi in più, mille rischi in più, perché sai, poi la gente cerca il preparatore che poi su macellai fanno delle robe impensabili, ti mettono grammi impossibili, non fanno gli esami del sangue. Cioè, legalizzare una roba non è sempre, cioè, ti dà anche la possibilità di monitorarla, diciamo, no? Cioè, lasciarla illegale, come vedete, non sta frenando niente, cioè gli steroidi comunque li puoi avere con un click sul telefono. Magari quindi dico una cagata, però il renderlo legale, come hai detto, potrebbe far sì di creare, cioè si potrebbe creare magari un patentino, siccome uno va a comprarlo in dei centri fisici, ma come il porto d'armi, insomma, esatto. E così che non puoi gareggiare, cioè si potrebbe veramente creare gare natural alle gare dope, giusto. Sì, sarebbe monitorabile in tutte le sue sfaccettature, dal pericolo, dai rischi, dalle gare, dalle cose, capito? Però dopo c'è un ragionamento. Scusatemi, ma io quando ogni volta che sento la parola gare mi sanguino le orecchie, cioè non sono gare, sono dei concorsi, porca puttana, non sono un gare, cazzo. Bodybuilding, sono concorsi, che cazzo di gare. Dura, dai. Cioè, ogni volta, ragazzi, che sento gare mi gira il Cristo. Allora, il CIO, il Comitato Olimpico, no? Che riunisce tutti gli sport del mondo, che è quello che portano avanti. Adesso poi oggi si porta avanti tantissimo, l'ha messo anche nella Costituzione italiana, il discorso della salute, no? Sport e salute. Allora, come pensate che si possa fare sta cosa di legalizzare i farmaci? Ma io dico una cosa, il culturismo, ma no, che non no è... quello non lo faranno mai, ma così come il bodybuilding, no. Cioè, non andrà mai alle Olimpiadi. Bodybuilding, l'assurdità che io spesso ho detto, appunto, che non c'è prestazione, cioè, non andrà mai, non sarà uno sport olimpico. Sì, intanto, cioè, ma perché non è mister, ma ragazzi, ma il mister Olimpia c'è il test antidoping, è previsto?
Beh, per i diuretici, no. Sì. Per i diuretici. Allora, come fa uno sport a chiedere di entrare nel Comitato Olimpico se loro non fanno i test? Che il Comitato Olimpico, comunque, lasciamo stare che poi possono essere girati, richiede che la federazione faccia i test. Là c'è gente sul palco di 130 kg al 5% di grasso. Come cazzo cosa vogliamo dire? Come cazzo vai? Cosa vogliamo dire? Allora, è evidente che lì si vuole fare questa cosa, vogliono usare i farmaci. No, a noi va bene così, stiamo nella nostra nicchia, non ci interessa il mondo esterno e andiamo avanti così. E chiaramente i giovani, quello è l'esempio supremo, no? Quindi quando vedono i campioni, quello è. No, ma master, tu, secondo me questo problema è nato col discorso anche dei social, comunque del coaching online, perché io, cazzo, sta roba del natural body B, io non me lo sono mai posto. Cioè, è solo oggi che ci poniamo queste stronzate. Cioè, master, tu hai più o meno qualche anno po' più di me, ma ti ricordi i Marcus Rühl, i tempi che c'era Dorian, i tempi comunque di quando facevano, c'era quello piccolino australiano, c'era Dennis Wolf. C'era quell'altro Schlierkamp, quell'altro tedesco enorme. Günther Schlierkamp. Cioè, ma io non mi sono mai posto il problema dopato, non dopato. Cioè, per me il bodybuilding è doping. Il bodybuilding è doping. Cioè, se no non esiste il bodybuilding. È così. Cioè, ma che cazzo li guardo fare? Ma cosa me ne fotte a me di vedere la gara dei NATO? Ma chi cazzo gliene frega? Tu guardi il bodybuilding perché volevi vedere come arrivavi con la chimica applicata fino a certi livelli. E lo guardavi per quello. Ma ecco, non mi sono mai posto il problema. L'acqua calda o l'acqua fredda? L'hai scoperto. Cioè, oggi veniamo qui a dire ma sei natural, non sei natural ad alti livelli, ma se sei natural, cioè fai robo, ma non me ma tutti gli sport ad alti livelli sul doping, ma non me lo pongo nemmeno. Ma però c'è una cosa, guarda, che il doping negli altri sport ha una funzione prettamente di migliorare la performance, non sono interessati al doping quegli atleti, lo fa solo per la prestazione. Quando non sono più atleti non lo usa nessuno perché non gli interessa. Nel culturismo viene adesso come stile di vita. Ma quando uno è HP più 20, più 25 al 5% di... Ma di che cazzo stiamo parlando? Non fare il fenomeno, scusami, Benedetto. Ma tu hai 50 anni, io ne ho 42, porca puttana. 55, tu perfetto. Allora, 55. Da ragazzino compravo in edicola le riviste di settore, le riviste specializzate, ed erano legali nelle edicole. Non c'era nemmeno la parola doping, tu leggevi quella roba da ragazzino e ti facevi l'idea che quelli erano così, senza doping. Tu leggevi quella roba lì e ti facevi l'idea che sto qua era bravo ad allenarsi, prendeva gli integratori, mangiava tanto ed era natural, perché poi c'era Wider, Joe Wider, Ben Wider, i nostri atleti sono tutti drug free, drug free da cosa? Dalle canne? Senza quale droga? Era una truffa gigantesca. Era una truffa legalizzata e ci è voluto quel povero Cristo di McRobert, che a me sta anche sui coglioni, lo dico, che ha fatto il suo inside job dicendo che in realtà io e McRobert abbiamo avuto anche uno scambio di corrispondenza. Io ero l'eccezione, ma io ho sempre pensato che era pieno di sarai sveglio tu e io sono un coglione, non lo so, ma tu leggevi delle riviste e ti facevi l'idea che era natural. Dimmi Marco, ma tu veramente pensavi che Marco su quella gente sarò un idiota? Io a 18 anni facevo pesistica, guarda che io stesso quando compravo delle riviste all'epoca vedevo quella gente e dico cavolo, ma questi veramente si sanno allenare. Quindi anche noi ci impegnavamo perché volevamo essere come loro, no? L'avevo visti dal vivo, sono rimasto scioccato, figa. Ma non si conoscevano. Negli anni 70-80, guarda che negli anni 70-80 del doping non lo sapeva nessuno. Cioè, anche in palestra vedevi gente che uno non ci pensava a questa cosa. Dopo in America, ai tempi di Arno, negli anni 70, quando loro usavano i Dianabol, le sapute di tutti, in Italia si chiedevano i culturisti, ma quelli là come mai sono così? Allora in America si sanno allenare, bisogna andare alla Gold Gym, perché qui ci sono i nostri,
Quando Master è venuto Master anche qua, tutte le gare dell'epoca, anche lì si sono cominciate a vedere in tutte le gare i bombaroli dappertutto, perché è venuto e quindi si è sparso, no? Prima era un segreto un po' di Pulcinella in America, poi si è sparso dappertutto. Era veramente una truffa legalizzata globale. Ragazzi, tu leggevi quella roba lì, ti eri convinto che fossero naturali. Se poi Lorenzo sei più intelligente, sono felice per te, sono contento per te. No, un ragazzino di 18 anni che legge quella roba e si fa l'idea che Flex Wheeler sia 58 di braccio perché faceva la panca Scott. Tu ci credevi a 18 anni? Non c'è una cultura sportiva in Italia, nelle edicole erano di libera fruizione, tu pagavi 5.000 lire, 10.000 lire, ti portavi a casa Sean Ray in copertina con il super set per le braccia e ti diceva io faccio questa roba qui e sono così, non si parlava di doping. E quando l'hai capito, Marco? Perché l'ho detto io. Quando glielo ho detto io l'ho capito. L'ho capito nell'anno, nel ventennio della Mani Pulite. Tu devi sapere, Lorenzo, che a cavallo tra gli anni 90 e 2000 ci fu una specie di Mani Pulite con Di Pietro, che era Mac Robert. C'era Claudio Tozzi, col Bio, ok? Hanno fatto una guerra tappeto, una guerra spietata al mondo del bodybuilding patinato. Hanno fatto un lavoro incessante, durato 10 e più anni, lavorando ai fianchi dell'establishment del bodybuilding professionistico. Tu prima adoravi Milos Sarchev e poi capivi che invece era un bombatissimo, mezzo bruciato di testa, che peraltro bombava anche gli atleti. Tu stravedevi per Ronnie Coleman, cazzo che volontà d'acciaio, poi capivi che Coleman era uno che aveva i farmacisti che facevano lo stile libero nelle aorte. Era una cosa fuori da ogni grazia di Dio, un ribaltamento della situazione veramente pazzesco. È stata una mattanza, è stata una mattanza mediatica portata avanti da un apripista britannico, Mac Robert, poi ripresa da tutti quanti, perché ormai il genio era uscito dalla lampada, ormai il barattolo dei vermi si era aperto. Se no col cazzo che te lo dicevano, col cazzo, continuavano a venderti la glutammina dicendo che favorisce il recupero muscolare, ti vendevano gli aminoacidi ramificati dicendo che erano la pasta dei muscoli, altro che, stavano zitti e continuavano a mangiare. Questa è la storia, e qua mi fermo e chiedo anche scusa per i toni accesi. No, ma è vero, diciamo che sono passati gli anni, ma è cambiato poco alla fine, solo che adesso si è amplificato tutto. Quando uno va in vedo un ragazzotto bombato tirato, su tutti così ormai, quindi ragazzi, così non è cambiato niente. Prima c'era la carta, c'era la rivista, adesso c'è TikTok. Sì, ma il potenziale è immenso, il potenziale è enorme. Dopo logicamente prima una soluzione a questo, cioè la soluzione qual è? Cultura. Ma non c'è soluzione, Chris, cultura. Non c'è soluzione. C'è chi ha cervello come Lorenzo, che capisce al volo queste cose, ha intuizione, e poi c'è quelli come me, poveretti, che sprecano anni per fare i martiri. Questa è la storia. È una selezione naturale. C'è chi ha intuito come Lorenzo, c'è chi ha una visione più lunga, più lungimirante, e c'è quello che rimane preso nel meccanismo. Non c'è una soluzione. Il mondo va avanti così da sempre. Tutte le altre droghe, con tutte le altre cose particolari della vita, se la gente viene sensibilizzata e quindi diventa una cosa che si conosce, sicuramente se non altro magari lo fa lo stesso, ma lo fanno con una consapevolezza diversa. No, io concordo più. Magari tanti, se si vengono sensibilizzati, neanche lo fanno. È come l'educazione sessuale, è come col sesso. Una volta si credeva che i bambini li portasse la cicogna. Quanti adolescenti hanno avuto figli perché non sapevano neanche scopare, poveretti? Quanti? Poi dopo è arrivata la rivoluzione sessuale in cui hanno spiegato che metti A dentro B, capita qualcosa, è una reazione chimica, capisci? Una volta erano convinti che c'era la cicogna con il fagottino nel becco che ti portava il bambino. Cioè ci è voluto un cinquantennio praticamente di emancipazione sessuale per queste cose. Con le bombe, ragazzi, avete voglia, mancherà ancora un bel po', secondo me. Voglio dire una cosa, Luca, il discorso che lui fa, lo conosco perché è un lavoro che ho fatto. Allora, c'è il discorso della riduzione del danno con le droghe, no? Specialmente con l'eroina. La riduzione del danno, il discorso più o meno è quello che facevi tu, cioè noi la droga la diamo noi, poi la vediamo in metadone, insomma, metadone, insegniamo come usarla, la siringa, come si pulisce, questo e quell'altro, il laccio, ti spiegavano tutto, perché loro dicono riduciamo i danni, che c'è anche una logica, no?
Sì, però, come Breaking Bad, sai perché? Perché questi qui comunque sì, facevano quelle cose, ma continuavano a drogarsi. Tutti quelli che dei centri di recupero delle comunità, che lì ogni anno andavano centinaia di ragazzi intossicati da eroina, cocaina, anche droghe leggere, questi qui che vivevano anni a contatto con questi ragazzi, tutti questi qua, dal loro punto di vista ti dico, ma loro operavano lì con questi ragazzi disastrati, tutti dicevano: qui ci sono due cose da fare. Primo, che la droga c'è, cioè un no, punto, punto. Dopodiché si farà anche un'opera di, come dire, di convincimento, di sensibilizzazione, ma questo sì. Un no. Se tu mi dici: ma sì, vabbè, droga, ti insegno, sta attento perché ti puoi far male, non è questa la soluzione. Cioè, tu a un bambino, a un figlio, che cosa gli dici? Dovrai dargli dei punti fermi, delle regole. Dopo, da grande farà le sue scelte, ma non gli puoi dire che può fare quello che vuole. Non ci sono punti di vista che... dei paletti, non è possibile sta cosa. Però è qua l'errore, cioè non gli si dice fai quello che vuoi, cioè puoi fare quello che vuoi, no, gli si dice chiaramente no, ma non è che se è legale è un incentivo, secondo me, non dovrebbe essere così. No, il no vuol dire anche che è illegale, cioè che se tu lo favorisci, allora, cioè se è legale uno perché non dovrebbe farlo? Ma proprio per prima cosa uno è più curioso e trova il modo per farlo lo stesso. Ma questo non c'entra nulla, allora che, cioè, con questo ragionamento, ripeto, si può fare qualsiasi cosa, perché tanto c'è illegale, come dire, i furti, tanto li fanno tutti, rendiamo libero il furto, tanto si fa lo stesso, non si sono mai fermati i furti, no? Nel mondo... quello è un danno che arrechi a un'altra persona. Ma un danno, ma perché pensi che un drogato non sia un danno per tutta la società, per la famiglia, per chiunque, per il sistema sanitario? È un drogato... sanitario, cioè, però... Dai, ci sono per tutti... Un cocainomane era un omine acuto, i danni ci sono per tutti, a parte che poi per procurarsi soldi vanno a rubare, a rapinare. È un circolo vizioso che tu non puoi dire sì, ci deve essere un no, sia legale e dopodiché c'è anche il discorso morale, ovviamente uno farà il possibile. Uno, ai vostri figli che cosa gli insegnate? Le cose giuste, no? Voi lo fate. Da grandi, ma nessuno dovete insegnare le cose giuste. Scusa, Roberto, nessuno discute l'obbligo di sfruttare la patria potestà. Finché un figlio è minore, è minorenne, fa quello che dice il padre e zitto. Dopo 18 anni cambia anche il modulo legale di inquadramento e lì purtroppo puoi fare poco. Il punto è che le civiltà sono civiltà intere, sono state distrutte dalla droga. Scusa, ho fatto il tempo del padre come lo sta, cioè tu sei un bambino piccolo che lo cresci, tu gli imporrai un po' dei tuoi punti di vista fermi, no? Ma no? La cinghia, certo, ovvio. Ma adesso la cinghia adesso non è quello, domanda scusa. Io una volta ho chiesto a Luca quando abbiamo fatto i confronti, ho detto: ma tu un domani che c'hai un figlio, oppure c'è un ragazzino giovanissimo che viene da te e dice: io voglio fare, tu che cosa gli dici? No, inizia pure a doparti, non ti preoccupare, facciamo le cose per bene, o gli diresti: guarda, se te lo devo dire da padre, lascia non lo fare, perché è sbagliato. No, certo, ma giustissimo, è legale. Tu cosa fai? Incentivi a un tuo eventuale figlio a bere? No, glielo dici che fa male. Certo. Sì, infatti stiamo confondendo la cosa, nel senso che è ancora più dannoso, è la stessa cosa. L'alcol crea più, io dicevo di base sensibilizzare, cioè insegnare invece di nascondere. Io quello dico, non capito, cioè se tu una cosa la conosci veramente, la puoi gestire in un'altra maniera. Quanti atleti di livello sono morti e probabilmente se avessero avuto dietro dei veri dottori invece che un preparatore un po' kamikaze, magari sarebbero ancora qui. Dopo, tutto aiuta, certo, tutto aiuta, è ovvio. A me viene un po' da ridere, allora voglio dire, se tu parli di dottori, questa gente che fa le gare, prendiamo un professionista, un mister Olimpico, il dottore cosa dovrebbe fare? Che questi si fanno di tutto. Cioè, il dottore deve seguire un protocollo di cura che è impossibile che possano dare tutti quei fatti. Allora, Massa, perché tu parti dal presupposto che dovrebbe essere legale, punto. Va bene, è verissimo. Non hai capito. Se tu lo rendi legale, uno dice: voglio doparmi, il dottore cosa dovrebbe fare? Gli dà... due pastiglie di oxandrolone, non di più, perché il protocollo è quello, non si può andare. Il dottore può innanzitutto dargli un consiglio, gli dici: io ti dico di prendere questo, poi tu fai quello che vuoi. Allora io ti posso dare prima roba una sostanza che è farmaceutica oppure comunque legit, e non vai a prenderti la merda che fanno negli sgabuzzini in Russia, e seconda roba ti tiene monitorato.
quanto può essere, tu lo paghi giustamente, cioè potrebbe essere anche tra virgolette, allora questa professione tra virgolette c'è già, perché i preparatori fanno quello, cioè ti monitorano come possono, si nascondono tra questo e tra quello, i preparatori, parliamo in generale, ti danno una lista di farmaci da prendere, questo i dosaggi, cose spropositate che nessun medico non ci capisce niente, neanche lui, quando questi ex atleti vanno dagli endocrinologi, gli dicono peso sta roba qua, dicono mamma mia, ma io non so cosa fare qua, perché è tutta una follia, no? E quindi che cosa vuoi monitorare? Cioè, hai capito? No, cioè se questa cosa fosse gestita da, anche per dire, creare un percorso di studi che ti permetta di avere dei dottori preparati in una cosa del genere, cioè quello che voglio dire io di base è nascondere la cosa o renderla illegale non sta funzionando a livello di smorzarla, anzi, cioè dilaga. Allora a sto punto, visto che dilaga ormai è ovunque e nessuno può fermarlo, non avrebbe senso legalizzarlo e renderlo e sensibilizzare la gente? Aspetta, io dico legalizzarlo, come diceva Crip, per esempio, con un patentino, nel senso, tu vuoi fare gare a livello, per dire, sparo due minchiate adesso, ti alleni da 10 anni, ti alleni da 10 anni, per dire, hai tu, ti faccio tutti gli esami del sangue, non hai tumori, non hai il fegato a posto, hai la prostata a posto, tu hai questo patentino dove dici, vuoi farti del male, fattelo, noi come dottori ufficiali dello Stato ti seguiamo. Fare. Non lo possono, no, non lo possono fare assolutamente. Però per dire, alla fine della fiera, alla fine della fiera, se tu ci pensi, sarebbe più logico, perché comunque è una cosa. Perché un medico, laddove ti dà dei farmaci, è perché c'è una patologia e c'è un protocollo da seguire. Non potrebbe mai darti qualcosa perché tu sei sano, no? Tu sei sano, ci voglio fare le gare e devi darti dei farmaci. Non è possibile, contro la deontologia medica, non si può fare. Non è possibile che tu devi assumere farmaci per fare che cosa? Perché sei obbligato a gareggiare. È come dire, però, perché dovresti fumare sigarette? Eppure le vendono, no? Cioè, questa è una contraddizione. Questa è una contraddizione delle società. E di fatto è vero. E quindi, cioè, tu dici il fumo fa male sul pacchetto, no? Però lo vendono, è una contraddizione enorme. Cosa vuoi che ti dico? È così. Però a meno che questo non sia un sistema per estirpare tutto, cioè perché le sigarette sono, le vende lo Stato, perché altrimenti c'era il contrabbando, comunque sia qualcuno le vendeva al tabacco. Vabbè, allora scusa, è come la prostituzione, cioè c'erano i casi di tolleranza perché lo Stato ci guadagnava, poi ha detto se le donne ci vogliono prostituire lo facciano, ma io come Stato non posso essere un papone, e quindi è uscito fuori da quella cosa. In realtà quindi lo Stato dovrebbe uscire fuori da questa cosa qui, premesso che il fumo di fanno è di rendere un ambiente sicuro per chi fa anche quella posizione, nel caso ma è impossibile, non c'è un ambiente sicuro. Allora hanno chiuso le case chiuse, benissimo, il risultato cos'è? Che c'è un giro pieno di puttane dappertutto, malate, sporche. Se tu vai in Olanda, le prostitute le sono sotto lo Stato, gli fanno gli esami del sangue, hanno lì la loro doccia, il loro bidet, quel cazzo che paradiso, alla fine della fiera è una cosa che comunque stato perché se loro pagano le tasse, se loro pagano le tasse e lo Stato le favorisce, cioè lo Stato è pappone. Allora ragazzi, lo Stato ti dice: vuoi divertirti? Ti do due cose, alcol e nicotina, fattele bastare, non rompermi i coglioni, o bevi o fumi o entrambe le cose, a troie non ci vai, le bombe non te le fai, l'eroina non la prendi, la coca non la tiri, questo dice lo Stato, sigarette e alcol, fatti bastare questo e vai a fare in culo, questo è. Il fumo e le sigarette sono libere, sono 90.000 morti di cancro al polmone all'anno, non so, fate voi, cioè alla fine. No, ma non è la mia opinione, è così. Tu tutelavi questa norma, se tu fermavi uno in macchina con la sigaretta accesa, non gli rompevi il cazzo dicendo sei un delinquente, allora, o sbaglio? Ecco, però attenzione Marco, una cosa, la sigaretta comunque, attenzione, per quanto sia dannosissima, non ti altera i capitali. Le droghe e l'alcol, sì, quelle sono pericolose. Ma per questo lo Stato. Infatti, l'alcol è la cosa, secondo me, più dannosa. Allora, io metterei in cima l'alcol.
Ma infatti, l'alcol è tremendo. A Chicago, in certi stati dell'America del Novecento, era proibito per legge, lo distillavano nei laboratori clandestini. Allora, tu, Forense, vorresti essere operato a cuore aperto da un chirurgo ubriaco o da un chirurgo tabagista? Certo. Un chirurgo che fuma. Le due. Ubriaco tabagista. Comunque con e dirò anche di più. Io con l'alcol, comunque lo Stato con l'alcol ha messo qualche paletto, perché alla guida non puoi, in teoria anche se ubriaco in un luogo pubblico è anche quello illegale, c'è una sanzione amministrativa. Comunque, devastante. Qualche paletto te l'ha messo, forse ti vuoi ubriacare a casa tua, ubriacati. Il fumo, ripeto, non ha tra le facoltà mentali, per cui non si fa del male, ma è come uno che mangia che diventa obeso, non si fa del male. Però vedi, ecco qua, Master, se tu, speriamo di no ovviamente, dovessi subire un'operazione chirurgica, vorresti un chirurgo ubriaco o un chirurgo pippato? Pippato in che senso? Cocaina. Capisci che qua è già più scivolosa la cosa. Nella Londra vittoriana, io leggevo Conan Doyle, Sherlock Holmes, il grande detective, si iniettava a giorni alterni una soluzione al 7% di cocaina in vena iniettata. Nell'Ottocento erano in drogheria le droghe. Sherlock Holmes era un cocainomane, era un morfinomane, un tabagista e un alcolista. Questo dice il romanzo. Sì. Nell'Ottocento queste cose le trovavi. Vabbè. Addirittura però, oggi con Breaking Bad, quel telefilm, quella serie di Netflix, c'è un professore squattrinato e un po' orgoglioso che dice: ragazzi, volete drogarvi? Le anfetamine ve le faccio io, che sono esperto in cristallografia. Ecco, questo è il punto. Questo è il punto. Se tu devi bere, Master, prendi una bottiglia di Barolo del 2017 o bevi un cartone di Tavernello? Ok? Se tu bevi un cartone di Tavernello, dopo mezz'ora vai sui muri, non capisci più niente. Con una bottiglia di Amarone, il giorno dopo è ancora la tua testa. E anche qua è un discorso più sottile. L'alcol, comunque, è contemplato dallo Stato. Stato ti dice... Con l'alcol la tendenza sarà sempre peggio, nel senso che, sapete, la proposta europea che adesso vino annacquato, mettere su cancerogeno, quindi lì la cosa sta cominciando veramente a stringersi ai massimi livelli, poi dopo ognuno ha la sua opinione, però l'alcol secondo me avrà sempre... Però anche qua, l'alcol è legale e le sigarette sono legali, al di là della contraddizione, perché per me devono rimanere legali insieme a tutto il resto che ho già detto, ma... Il problema è che non c'è la cultura che diceva Luca. È questa che ci dovrebbe essere. La spiegazione che fa male, non un vinello, un bicchierino ogni tanto. Cioè, uno lo dice. Signore, tutto fa male. Oggi la carne rossa è paragonabile, dicono, a fumare le sigarette. Oggi il formaggio... Gli animalisti. No. Secondo la von der Leyen, se ricordo bene, mangiare la carne rossa è da barbari, da incivili, produce CO2, tintasi le arterie di colesterolo. Opinione. La von der Leyen dice solo la verità, Sì, è molto da... Insomma, per esempio in India che mangiano... Tutto può fare male. Oggi, no, ma secondo me questo momento, più che il discorso alcolismo, fumo, roba, ok... che per l'amor di Dio il fumo fa male, ho perso uno zio per il fumo. Secondo me in Italia in questo momento c'è un grosso problema, che secondo me è quello della ludopatia. Quello è devastante. Io conoscevo persone che si sono giocate degli appartamenti. Io se mi fermo la mattina al bar, figa, a prendermi un caffè, per modo di dire, vedo gente che è già lì, che gratta, che gioca, che fa, minchia. Cioè, entri in certi bar, addirittura non riesci neanche a vedere quello che paghi, che è tutto pieno di gratta e perdi. Cioè, sì, tutto, quello è un problema, però lì non c'è assolutamente nulla. Alcune volte sono l'unico che prende un caffè perché ci sono lì 30 persone che stanno... o giocando all'otto, o che stanno facendo il grattavinci, o che sono lì alle macchinette. Figa, per me la gente, quanto sputtana la gente, figa. Sì, ma questo è un altro problema, però, è un altro problema, non c'è assunzione di sostanze, quelle sono problemi personali delle persone che vanno in quella direzione. Qui si parla di assunzione di droghe, tu legalizzeresti, che non so la sua opinione. Cosa sul discorso delle doping, droghe?
Guarda, ne parlavo appunto ieri con un mio amico della polizia, cazzo, che mi ha detto che la situazione da lui a Lecco, è venuto su anche Brumotti, mi fa, che hanno fatto una cosa, c'è un bel po' di spaccio, oggi anche piccole città sono diventate molto, una volta sai c'era lo spaccio a Milano, robo, adesso anche nei piccoli centri inizia a trovare un mare di spaccio. Spaccio di cosa, scusa? Dico, spaccio di cosa, scusa? Ma spaccio cocaina, di cosa? Dicono, fondamentalmente cocaina. Ah, no, steroidi, ok. No, droga. Stiamo parlando di droga, eroina, roba. Chiaro. Ma guarda, sicuramente è un discorso difficile. Certo che se la legalizzazione ci fosse anche della droga, della cocaina, distruggeresti le mafie, perché a quel punto lì la mafia non può più farci business. È chiaro, però eticamente... Non è detto, perché per esempio sì, adesso però... quella droga che arriva dall'America, la droga zombie, diciamo che eticamente è sbagliato, diciamo, legalizzarlo. Se tu legalizzi quelle droghe, arriveranno tipo quelle di droghe extra che comunque loro prenderanno, e tu cosa fai? Non le puoi legalizzare nemmeno quelle alla fine. E poi guarda che nei paesi dove hanno legalizzato, te lo ripeto, l'Olanda, c'è una generazione di sconvolti, come la canzone di Vasco Rossi, perché generazione di sconvolti. È quello che dicevo ieri sera a mio amico poliziotto. Gli ho detto: se fossero tutti come me, non ci sarebbero spacciatori, non ci sarebbe problema, sarebbero tutti disoccupati. Il problema è che bisogna educare i giovani a spiegargli che la droga è merda. È quello il discorso. Cioè, fargli capire che la droga è merda. E allora a questo punto, purtroppo, rimane una piccola gruppo. Perché voi parlavate prima dell'eroina e io, ragazzi, cazzo, l'eroina quando avevo 15 anni io girava come le caramelle. Io penso che eravamo una compagnia di 30-40 persone, di ragazzi falcidiata decimata. Penso che alla fine quei 30-40 miei amici siamo rimasti forse in 7-8, perché 20-25 sono morti dai 15 ai 22-23 anni di eroina. Poi una volta è arrivata pure magari una partita tagliata male, e allora senti dire: no, cazzo, due se li hanno trovati morti nel fiume lì a Lecco, un altro l'hanno trovato morto di là. Una volta mi ricordo un mio amico, gli dovevo dare una maglietta, non lo trovavo da 3 giorni, che dovevo fare. Era in un campo. No, l'hanno trovato praticamente a Bergamo, fuori dalla stazione, morto di overdose. Cioè, ogni di overdose, ogni attenzione, è diverso. Sì, comunque ogni 15-20 giorni saltava un amico. Vabbè, ma sai quanti ne ho visti io? Sì, cioè, vabbè, ma io avevo amici che tonnellate. Andavamo a 15-16-8 anni, avevo amici che si facevano di eroina davanti a me, per dirti, e non c'era un cazzo da fare. Cioè, quando entravi dentro in quella roba lì, io ci ho avuto la fortuna che purtroppo, per fortuna, non ero malato di droga, ero malato di figa e mi sono buttato dentro lì. Diciamo che la mia droga è stata quella, però attenzione, dico, che il libertinaggio non è sano. Tanti sono morti, Anche l'ossessiva attenzione verso le femmine non è una bella vita, perché non puoi avere una famiglia, non puoi avere figli. A 17-18 anni era meglio pensare alla pista che pensare all'eroina, alla cocaina, quelle robe. Ah, beh, sicuramente. Diciamo era meglio quello. Sì. Almeno come dipendenza non morivi di overdose. Almeno la pista per la figa, dai. Ragazzi, il sesso promiscuo. Signori, il sesso promiscuo, però, epatite C, HIV, sifilide, scolo. Sono problemi che possono esserci, però sicuramente Bacco, tabacco, venere riducono l'uomo in cielo. Sì, però Marco, io prendevo, andavo a Turku in Finlandia, facevo la trombonave fino a Stoccolma, andavo a fare la trombonave. Cioè, preferivo fare la trombonave che farmi di eroina. Cioè, livello professional. No, beh, sicuramente uno, Ho capito. Certo. Però quando c'hai 18-20 anni, cioè,
Della mia generazione, dico, quello è normale. Io sono ancora qui a parlarne. Purtroppo, tanti amici sono morti di eroina. Che ti devo dire, era meglio che entravano dentro, venivano con me a fare la trombonave che farsi di eroina. Ma c'è anche chi è morto di lavoro. Comunque, c'è anche chi muore di lavoro. Sì, no, beh, adesso sto un po' drammatizzando la live. Comunque, ragazzi, l'eroina è veramente stato un problema. Che io più o meno l'età del padre di Luca e anche in Valsassina c'è stata una decimazione della Madonna, tempi del White World, liga girava eroina anche lì, cioè quando avevamo 20 anni, 15 anni la gente si faceva come i pazzi, è arrivata anche su nelle valle, Valtellina ha fatto un macello anche là, sì, Valtellina, Valsassina, Valtellina si drogavano tutti come pazzi, mio zio è morto di eroina. Ah, ostia, sì, quanti anni aveva? Non ce n'aveva tanti, una sessantina, 57 in quell'età lì, io ero 55, era la mia età lì, veramente c'era, è stato un disastro, quegli anni lì è stato veramente un macello, figa, cioè, sì. E io ho visto gente, perché dicevano che chi va a farsi di eroina passa dalle canne. No, io ho visto ragazzi della mia età ai tempi subito con l'eroina. Non è scontato. Subito con l'eroina. Ho visto anche a 12 anni, c'è gente che ha iniziato a 12-13 anni. A me erano arrivati a mettere, io andavo a scuola media, quindi a scuola media cos'hai? 12-13 anni. Nello penetro la siringa ti mette. No, allora praticamente avevano recintato la mia scuola per non far entrare gli spacciatori, perché veramente era un disastro totale. Cioè, sai cos'è? Secondo me non capivamo a quei tempi lì l'effetto devastante che ti faceva. Cioè, la gente pensava che magari era un gioco, e invece, minchia, ha falcidiato una generazione. Cioè, quella che va un po' dal 1960 di nascita fino al 1975, diciamo. Io sono del 69 e quindi... Del mezzo proprio. E quindi è chiaro che anche uno magari come Luca c'è un parente che ci è rimasto dentro, perché se vi dico che qui nella mia zona su una compagnia di 30-40 siamo rimasti in 7-8, vuol dire che quasi tutti una famiglia c'ha mezzo morto, figa, in famiglia. No, ma è vero. Sì, è molto comune quando sono assieme. È una cosa molto comune, un sacco di gente morta. No, lo so, poi io avevo un mare di amici lì, quindi erano anche amici che venivano. Vabbè, Lorenzo, io quando sono tornato a lavorare a 18 anni, ero già in polizia nella mia città, sì, con tutti gli amici che avevo, quindi chiaramente ero lì, e sì, questi qui una buona parte, come hai detto tu, me li sono ritrovati di fronte, io da poliziotto, loro da tossicomani, sì, e la maggior parte sono morti tutti, o di overdose o di AIDS. Sì, praticamente no. Così è successo, e difatti io sono qua e tutti quegli amici là, perché non c'è più nessuno, perché non, proprio tutti no, ma moltissimi, appunto, overdose, AIDS. Ma poi quando eri dentro in quelle storie lì non ne uscivi, cioè io so quello che facevano loro, andavano di sera a rubare nei camion l'area furtiva per rivenderla, ma gente che si prostituiva, donne che si prostituivano, avrebbero venduto anche la madre per una dose. Le ragazze non avevano mai problemi di soldi, perché si prostituivano tutte. Sì, i ragazzi o rubavano o spacciavano. Sì, è un disastro. No, un disastro. Rubavano le autoradio nelle auto, facevano un macello. Ecco, quello però lo facevano quelli proprio conclamati, proprio che entrati nel tool e non uscivano più, perché non è che poi tutti diventavano veramente... C'è gente, io ho conosciuto tante, che... Sì, l'eroina l'ha provata, ogni tanto si facevano, così si dicono, però non sono mai stati dipendenti, perché dipende anche un po', c'è anche un po' della genetica, no? C'è gente che si fa la prima puntura, c'ha uno sballo mai visto e diventa immediatamente dipendente, altri no, anche per l'alcol la stessa cosa, chi diventa dipendente a qualità, e altri che invece magari non lo diventeranno mai, quindi c'è tutto anche un discorso un po' anche di risposta dell'organismo, genetica, queste cose qui. Anche se sei forte riesci a fare determinate cose, puoi lasciarle lì, se sei debole le provi, senti che ne hai bisogno, ti fa stare bene, ti trovi bene in quella bolla che magari non ti fa sentire. Allora, io spesso chiedevo ai ragazzi, ma questa eroina, cioè, cosa ti fa, perché ne diventi dipendente? Una volta uno mi diede una risposta che me la ricordo ancora, abbastanza scioccante, disse: farsi l'eroina è come avere 1000 orgasmi in una volta. Così disse, quindi si prova una sensazione che è impossibile da descrivere,
e per alcuni questa sensazione, non per tutti, ma per alcuni questa cosa che provano è talmente forte, talmente che la voglio riprovare. E dopo da lì, perché poi l'effetto cala, provi sempre meno, fino a che la droga perché non ti fa effetto, però poi quando non la prendi più stai male perché c'è la dipendenza. E allora a quel punto ti fai solo per non star male, non hai più l'effetto degli inizi che ti sei... Quindi il tossicomane, quello con Clamato, è quello che si fa per non stare male, tutto qui. Cioè la loro droga è per non star male. Capito? Poi alcuni prendevano anche LSD e mischiavano un po' tutto anche. Sì, proprio raramente, non tantissimo qua. Quello sì, che non tantissimo, qua. Però c'era anche gente... più con l'LSD non sono tanto morti, ma sono rimasti fulminati a vita molti. L'LSD non ha fulminato il cervello in una maniera. Una storia, ho parlato con un ragazzo che era eroinomane, che aveva provato l'LSD con la sua ragazza, no? Non so dove era, a Parigi. Tra l'altro questo ragazzo poi qualche mese dopo è morto di overdose. Siccome l'avevamo arrestato per un furto, nella tesi si parlava e lui diceva che aveva provato l'LSD. Ha detto che è stato per ore in una stanza dove vedeva animalacci ovunque che sbucavano da tutte le parti, cioè erano allucinazioni, no? Ha passato delle ore con queste allucinazioni paurose, è rimasto scioccato, sì, e ha detto io non vorrò mai più provare l'LSD, ed era un eroinomane conclamato, ha detto con l'LSD non voglio sapere. È rimasto scioccato da quello che è. Sì, meglio così, veramente. Terapia d'urto, terapia d'urto. Beh, ragazzi, io direi che è arrivato il momento di tornare nel tema. Torniamo a te. Vi mando un abbraccio perché sono uscito dalla palestra e non ho ancora magnato, quindi vi mando un abbraccio. Va bene, ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo. Dicevo anche a Luca, magari riusciremo a trovare una location dove magari ci troviamo tutti per fare, non so, un allenamento, una pizzata. O quando vuoi. Va bene. Dai, grande Lorenzo. Organizziamo. Allora ragazzi, è arrivato il momento di fare il grande annuncio. Allora, intanto, perché non abbiamo ancora detto, Marco, chi è l'ospite con cui anche tu presenzierai, comunque. Diciamo, ci sarà il simposio anche, che tra l'altro il simposio tra noi quattro deve ancora uscire, uscirà prossimamente. L'ho già visionato, bello, si parla di complotti, di film. Ad ogni modo, te Marco cosa ne pensi dell'ospite? Se sì, posso fare un rewind, usciranno anche gli spezzoni in cui si parlerà di geopolitica, 9/11. Assolutamente. Ah, scelta coraggiosa. No, ma sono bellissimi. Un profone il CRI, pronto al sistema. Te cosa ne pensi, Marco, dell'ospite in questione? Leggendario, membro fondativo del team, si può dire? Vabbè, diciamolo. No, si può, ragazzi, allora dai, lo dico. No, aspetta, siamo ancora a carte coperte. Siamo ancora a carte coperte, però hai già fatto un mezzo spoiler. Cosa ne pensi? Io sono assolutamente favorevole, è bello fare questi throwback di 10 anni fa. Peraltro è uscita un'intervista di recente con un altro membro di quello squadrone. Forse il membro più eclettico, più estroverso, più narcisista, più istrionico. Rossi, prima, insomma, ragazzi, era la vecchia guardia degli youtuber prima della deflagrazione. Però ogni tanto ci sono questi reset ciclici, vedi Lazzaringo, vedi questi casi, ogni 3-4 anni c'è un reset qua in questa community del fitness. È vero, pensando a qualche anno fa era totalmente diversa. Master c'era sempre. Master c'era degli albori. Master Evergreen. Ancora qua. Ci siamo. Sopravvissuto. Come Vasco Rossi, sono ancora qua. L'unico sopravvissuto della vecchia guardia. O c'è qualcun altro? Ma no, mi sembra che sia l'unico forse. No, qualcuno c'è, però. In ogni modo, ragazzi, è un discorso che fa Marco verissima. Come, sì, no, è vero, c'è un ricambio, ma anche perché arrivano nuove persone. Sì. C'è un ricambio. Ad ogni modo, ragazzi, sarà è così. Rullo di tamburi. Allora, è un membro del team commando. Era un membro del team commando. Del fu team commando. Uno membro fondatore, lui, no? Non è il membro fondatore? No, fondatore lui era il team leader. Era il team leader. Il team leader del team commando, ragazzi. Rispolone nazionale. E via. È andata.
Filippo Rispoli. Master l'hai bersagliato in passato. Ma io sì, però appunto, come ho detto, ma non solo lui, anche con altri. Il punto era sempre quello, cioè uno non deve essere ambiguo, cioè non si dice nulla, nato, non nato. Perché la domanda è quella, se uno ti dice sei nato, che cosa dici? O dici sì o dici no, non è che non puoi non rispondere, quindi la diatriba era tutta lì sostanzialmente. Ma lui poi alla fine abbiamo visto che poi lui stesso ha detto sì, va bene, mi do pa, ho fatto l'intervista, no? Mi do pa. Quindi allora... sì, intervistona, si capiva un cazzo. Ha fatto una pippa di 45 minuti per di aria fritta, mi ricordo. Un video con un titolo altisonante. Quando ancora aveva deciso di non rivelarsi, no? In certi momenti, certe interviste le ho viste, se la piegava un po' sugli specchi, cioè la domanda non rispondeva mai, poi per vie traverse diceva no, però, e quindi la situazione è talmente... un video doping, tutta la verità, non dice un cazzo, scusa. Senza nulla togliere a lui come atleta, perché come culturista secondo me aveva una gran genetica, era veramente ben costruito, massiccio, tirato, bello. Molto alla dei carne, poi chiaramente mi ricorda quando era messo bene un personaggio che stavo guardando la serie, praticamente Richard, quel tizio, quello Richard, è una serie TV di Jack Richard. Sì, mi ricordo un po'. Richard, che non quello con cui il film, la serie, è un tizio che è alto 1,91, che è imbottito di trembolone, c'è un collo così, e c'ha la stessa faccia, la sua struttura, sembra di vedere lui all'epoca, no? È uguale. Fortissimo. Bello, la serie TV non l'ho mai vista. Io ho visto il film con Tom Cruise, però ho visto qualche spezzone, la scena del carcere dove arrivano i due ragazzi neri, se si può dire oggi, che vogliono stuprare il compagno di cella di Jack Reacher, e questo qua gli fa il conto alla rovescia taroccato, tira, conta fino a 3, 1, bam. Ma comunque, siccome secondo me qualcuno dei nuovi magari ragazzi non conoscerà Rispoli, facciamo un breve riassunto di chi è, chi era il team commando, riassumiamo brevemente. Ricordi. Perché la maggior parte, vabbè, se lo ricorda, però per chi giustamente è arrivato dopo non lo conosce. Cioè, quanti anni è che sono fuori dalla scena il team commando? Una decina. Sono andati un po' avanti col canale, un po', anche quando si erano sfaldati dopo. Adesso sì, che poi avevano cambiato persone, no? C'erano altri e poi hanno smesso. Che sia, se ricordo bene, c'è ancora Simone Generali a capo del team, o ricordo male io. È mica oggi capitanato da un certo Generali, Simone, in team comando? Ma io vedo che il canale è fermo adesso, se non sbaglio. Ok. Io mi ricordo che c'era anche il ragazzo che, come cazzo si chiamava, faceva lo strongman prima. Ah sì, Marco Bollaro. Bollaro. Che lui aveva il record di stacco e gliel'ho ciulato io al primo Maxima che ho fatto e ci siamo conosciuti a cena. Sì, un grande Bollaro. Diciamo che i primi tre furono Rispoli, il Vichingo, Fornagiari mi sembra, e Nathan, che poi Nathan è quello che era rimasto fino all'ultimo. Un po' più giocherellone. Anche lui ha fatto l'intervista dove ha rivelato, perché prima si è sempre negato, poi anche lui ha fatto l'intervista, sì è vero, no? Quindi sono sempre queste rivelazioni, no? Ottimo dopo... lottatore anche, Nathan Lelli, ottimo grappler. Sì, ha fatto War Machine. Nathan War Machine, c'era Federossi, Frankie Commando. Federossi, Federossi anche vorrei intervistarlo, vorrei portarlo nel canale, Federossi. Luca mi ha detto che c'ha il contatto, ma... Lui è... Tu lo sai che lascia fare, Crito, ha detto che te lo porto, vedrai. Dai, Federossi... Master, ti vuoi confrontare con Federossi? È un po' come un cavallo imbizzarrito, non so se ci riesce a controllare, però, perché... Lo sediamo, gli diamo un po' di roba buona, che si calma. Massimo, come dice Luca, testata e lo buttiamo poi nel fiume. Di Federossi devo dire una cosa, possiamo dirvi tutto, però voglio dire una cosa di lui. Che comunque certe cose che ha detto, quello era, è stato uno dei pochi che certe cose le ha dette proprio. Adesso sinceramente più... Cose che tutti pensavano, nessuno diceva, lui anche Bob in modo sfrontato, esagerato, ma su certe cose tirava dritto come...
Io ricordo che quando gareggiava lui diceva di essere natural e adesso dice che diceva che era dopato. Ma è sempre il solito discorso, uno non può dire, uno non può ammettere, apertis verbis, di doparsi, non può dire, come uno che ammettesse di guidare ubriaco, di picchiare la moglie, è un reato, non puoi dirlo, cazzo. Altro sponsor, guarda che ti leader, non puoi battere la quarta. Tutto per il soldo, perché se gareggiava doveva guadagnare da quello che faceva, diceva di essere natural. Adesso non guadagna più niente nel fatto di dire che era natural e lo dice. E dice che non esistono i natural nelle gare. Però lo dice per legittimarsi, perché lui dice: io al tempo lo dicevo che ero dopato e i ragazzini di oggi no, e non è vero, ma non lo dicevi neanche tu, non è vero. No, no, a me piaceva Freda Rossi agonista quando ha vinto il Classic Physique, c'era la faida con Paniccia ed era uno scontro acerrimo, io seguivo entrambi perché... Paniccia ancora adesso lo martella, Sì, ma non lo so, io so che Freda Rossi a un certo punto ha fatto un diktat, chi seguiva Muscle Dandy veniva bannato, e io fui bannato perché io non mi faccio ricattare, no? Banna, mi va a fanculo. Però all'epoca mi ricordo che feci in tempo a vedere tutta l'epopea, era il 19, in cui Freda Rossi vinse a Rimini e poi vinse a Roma, e fu campione italiano di Classic Physique sfruttando la sua capacità di fare il vacuum, che era praticamente un sottovuoto totale, si vedeva la spina dorsale praticamente, e ebbe questa vittoria su Paniccia, che invece lo chiamava in modi veramente pesanti, nano da giardino, fake Rossi, roba del genere. Poi vabbè, quelli erano i dissing, cioè a me viene da ridere, altro che, cioè, i dissing di oggi sono all'acqua di rose, anche Greg Grace l'ha detto, i dissing di 5-6 anni fa erano spietati. Madonna, c'era poi Freda Rossi, accanito feticista, un uomo col culto dei piedi femminili, gli arrivavano le foto, cioè oggi roba che sparisce dal web, oggi queste cose qua sono ingravabili, non esistono più, non esistono più, tutto cancellato oggi, cioè, un altro reset, oggi il dissing è tutta un'altra cosa. Io Freda Rossi è ancora attivo, cioè, su TikTok adesso. Oggi su TikTok si lanciano le borsettate, si lanciano gli smalti da unghie, non c'è più un vero dissing oggi. Ma già ai miei tempi, io sono stato l'unico ad avere il coraggio di mandare a fare in culo Poliandri davanti a tutta l'Italia, mi scrivevano i suoi fan indignati, ma come sei cattivo, come sei feroce. Le mie frasi si ricordano ancora oggi. Siamo in Italia, si beve in vino, vai a vivere in Arabia, coglione, esplodi nella tua macchina di merda. Le sue, quello che dice lui, quello che, nessuno si ricorda nulla delle sue frasi, le mie sono rimaste ancora oggi scolpite nella memoria. Poi da lì c'è stato un storica. Beh, anche l'ultima con Jans che gli fai vai a cagare pelato di merda, e io me la sono segnata, me la ricorderò. Bellissimo. No, lì mi ha sdrenato, lì mi ha rotto i coglioni perché quando la panca piena, se tu poi cominci a scendere devi intervenire per regolamento. Non è che puoi galleggiare avanti e indietro. Io ho applicato il regolamento. No, ma lì secondo me lui un po' ti ha provocato per farti fare lo show. Ti ha fatto incazzare apposta. Te sei andato dentro, ti era cantata. Mi rompi il cazzo. Sai com'è la sua filosofia? Lui piuttosto che portare a casa una scena ti fa incazzare, lui non gliene frega un cazzo. No, ma infatti io con Gianz mi sono divertito. Con Gianz ho visto una bella palestra. Sono stato a Caserta, sono stato a sud, in provincia di Napoli, ho mangiato da Dio, ho bevuto benissimo. Sono posti che ho visto molto volentieri. Poi lavorare con Domingo è come lavorare con un regista che ti mette sotto pressione, perché lui spreme ogni... Lui è famoso per tenere un ritmo di regia molto, molto alto. Però, insomma, poi dopo anche lì... partita un po' la mano, il piede sull'acceleratore è troppo pesante, ha fatto quel patatrack che tutti avete visto, perché a un certo punto era drogato di dopamina da visual, è diventato un animale da palcoscenico, non si è più fermato. E prima o poi, ragazzi, la curva la prendi male, insomma, ecco, se vai sempre forte. Secondo te, Marcone, ti faccio una domanda, ma secondo te, Domingo, in tutta questa cosa, lui è stato malato proprio del suo della sua visibilità, cioè lui era malato di essere visto, di essere adorato, di essere il comandante, o c'è una cosa di soldi? Io non posso. Cioè, lui voleva sempre più soldi o gli interessi dei soldi? No, Domingo è sempre stato uno che andava in giro a rompere le palle su Facebook, sui social, però prima io lo vedevo comunque come un tecnico.
lo vedevo comunque come un powerlifter orgoglioso dei suoi risultati, un forzista puro, un po' mattacchione. Poi dopo si è completamente donato al lucifero delle visual, lui è diventato, ripeto, ancora, cioè, io quando ho girato gli ultimi video con lui era l'apice, era il picco della carriera, e finché è uscito di strada è preso male la curva. Ma lui è drogato di dopamina. Lui mi ha detto, scusa Domingo se racconti i cazzi tuoi, porta pazienza, lui mi ha detto, è meglio che scopare. Cioè, come quel proverbio, comandare è meglio che scopare. Lui mi ha detto, il mio orgasmo è quando faccio un video che fa il botto su YouTube, io mi sento il padre eterno. Non c'è figa che tenga, non c'è chiavata che tenga, non c'è niente che tenga. Pensare che i social sono un'altra bella cosa da creare giusta informazione per evitare patologie, perché... Ormai, ciao! No, ma non nel caso di Domingo, che è già adulto vaccinato, ma bisognerebbe educare al mezzo, sia per chi lo fa come noi che si espone, sia per chi ne usufruisce, perché la gente diventa pazza nei commenti. Nei commenti, ma anche sì, nei video, anche chi crea. Ma poi io vi dico, quando ho visto, dopo quello che è successo, quando Domingo è tornato a farsi vedere, aveva una faccia terribile. Cioè, dopo io non so se... Ha perso 10 kg. Sicuramente lui, vabbè, voleva mettersi... Se l'ho visto male. E se lo, se lo vedete ora, che tutto è andato a posto, è rinato. È un fiorellino. Si è ripreso completamente. Io ho visto quel video lì, ho detto... ma se dipendi da quello, Luca, se tu dipendi da un fattore e te lo tolgono, poi te lo ridanno, è come Master con l'eroina. Cioè, lui dipende da quello. Sì. Tu gli togli il giocattolo, poi gli ridanno, è contento. Dico una cosa che non c'entra nulla. Allora, Marco Pitti assomiglia tantissimo, adesso vi dico, a Celentano. No, è una cosa bella, tranquillo. Allora, c'era una serie TV che si chiamava Highlander, che è stata presa da noto film, no? Ah, era un attore francese che faceva anche altri filmati, aveva il codino, no? Capelli un... Ah, Christopher Lambert. È uguale a lui. Sì. Arrivava sempre il lampo. Grazie. Ogni volta che lo vedo mi ricorda quello lì, ti giuro, quindi... Magari, grazie. Sei quasi un socio, se ti mancherebbe il codino dietro, la coda di cavallo, ma sei uguale. Ma dici quello del film o della serie TV? No, la serie TV. TV. Il protagonista. Non mi ricordo il nome dell'attore, ma è no. Lorenzo Lamas. Lui insegnava arti marziali con l'amico di colore, me la ricordo. Se tu vai a vedere la grande serie TV, c'è questo attore francese che faceva anche arti marziali, è uguale a te, c'è so che ha la coda di cavallo, ma Lambert era il protagonista del film, se non sbaglio. Sì, ho capito, non è Lambert, è un altro ancora che ha fatto la serie TV. Dove loro e la serie era una TV, adesso non mi ricordo il nome, ma... Con Google la qualità era meglio il film, però. Lo volevo dire, una volta che lo vedo mi ricorda quell'attore lì, per cui... Insomma, grazie, certo, grazie mille. Prego. Onorato. Invece tu sei identico, io ti ho visto senza maschera, se posso dirlo, tu assomigli molto a Robert Patrick in Terminator 2. È vero, me l'hanno detto, non con quei tratti così marcati, lui americano. È vero. Però mi ricordi molto Robert Patrick. Sì, è vero, tu ti assomigli. E tra l'altro lui adesso è anche nella serie di Jack Rich, c'è anche lui che è cattivone, no? È molto invecchiato. E lui, c'è quell'attore lì, quello che faceva Terminator 2. E lui. Comunque Luca, Hollywood non invecchia bene. Luca sembra il maestro cattivo John Kreese, quello di Karate Kid. John Kreese, Martin Cove si chiamava l'attore. Si chiama ma Martin Cove. È vero. E tra un po' esce... Adesso la faccia rotonda, quello era tutto quadrato. Sì, ma c'hai quei capelli... Allora, io quando ti ho conosciuto... John Kreese. Quando abbiamo fatto il video... tu Marco l'avete visto il video che vado alla gara del suo allievo? Sembravano proprio la scena di Karate Kid con Johnny Lawrence. sì, tutti e due biondini. Johnny Lawrence, il Cobra Kai. Esatto. Lui vestito grandi lì, film, grandi film. Tutti e due dorso nudo a fare il riscaldamento. Gli unici due, ce ne saranno state lì 500 persone, io fichi dorso nudo. E Martin tutti Cove ha fatto anche Rambo 2. Anche Rambo 2 ha fatto Martin Cove. Praticamente la comparsa.
Però quei film lì, ragazzi, ancora oggi vengono spremuti e riciclati per fare qualcosa, perché oggi il panorama è morto, cioè veramente il cinema oggi, siccome è morto. Ma te sei pessimista. Adesso deve uscire la sesta stagione di Cobra Kai con gli stessi attori ormai che sono pluri. Cioè, vabbè, sono, ma quello sono vecchissimi. È il problema delle piattaforme streaming, però il cinema, soprattutto indipendente, in realtà sta andando avanti e di qualità anche. Con un ma dove lo trovi? Scusa, su Netflix? Lo trovi su Netflix? Cosa? Il cinema indipendente che va avanti, il cinema di qualità. No, 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 e no, purtroppo, cioè anche talvolta su Netflix non escono cose brutte. Io diciamo che sono molto incentrato nella nicchia cinematografica, quindi spippolo molto. Io compro anche i... Vabbè, sei un cinefilo, insomma, tu ti guardi Hitchcock, Uccelli, ti guardi questi pipponi qua, bianco e nero. L'abbiamo visto tutti, no? Cioè, non solo un cinefilo, Hitchcock è commerciale comunque. Cioè, io non ho mai visto un film di Hitchcock. A livello di ragazzi, di giovani, Hitchcock non conosce nessuno, te lo dico subito. Vabbè, magari io arrivo fino a Sergio Leone, arrivo a Bergman, Il Settimo Sigillo. Hitchcock no, è una mattonata sui coglioni, non ce la fa. Come mattonata sui coglioni? Bellissimo. Giusto, giusto. Lì dove giocava a scacchi con la morte, no? Bellissimo, sì, bravo, esatto, Il Settimo Sigillo, col cavaliere, col crociato, che sta per morire. Con Max von Sydow, il protagonista. Quello è un capolavoro, cioè lui che passo per passo, mossa dopo mossa, cerca di tenere duro finché capitola. E anche le musiche, la scena dove fanno tutto quel balletto tipo medievale, no? Bellissimo. Tipo c'è la filastrocca. Sono film dell'epoca che, ripeto, le nuove generazioni non sanno nulla, né sapranno mai nulla, perché non interessa niente. Ma non è vero, non è vero. Cioè, allora, uno deve essere appassionato, ovvio. Chi si guarda i film che escono, non so, la Marvel o Netflix, purtroppo se li perde, sì. Però sono cose su cui anche lì, se si creasse cultura, per carità, però... sono cose che piacerebbero a tutti. Cioè, c'è quella concezione, no, del film vecchio che piace solo alle persone noiose. Non è vero. Sono film... cioè, non lo so, dipende. I ragazzi di oggi, difficilmente... I ragazzi di oggi lo vedi che cosa... Io guardo un nipote che di 12 anni, alla fine, che cos'è che gli interessa? Il calcio, i videogiochi, i supereroi... sono queste le cose che non... E diciamo che adesso uno magari guarda tanti social... No, questo qua tanti... adesso, capito? Quindi... Sì, il problema è che erano anche film che si prendevano i loro tempi, ed era anche quello il bello, no? Ora uno magari si guarda il film col telefono in mano mentre messaggia, è un problema. Ma una volta c'era il cinema, andavi lì, i film li vedevi solo al cinema, adesso li guardi dappertutto, c'è un'inflazione generale, quindi... Quello è un problema, ha tolto se no io mi ricordo quando ero piccolo, che facevano la pubblicità magari su Mediaset o sulla Rai, quello che è, che ti dovevi aspettare magari tutta settimana, ricordarti a quell'ora che dovevi vedere il film, e se lo perdevi, certo. Era tutta un'altra emozione, adesso scrivi, tac, ce l'hai lì, è un'altra cosa. Adrian Paul. Bene, da una parte, pro contro. L'inflazione. A Marco non piacciono i film violenti. Eccolo qua, il mio... Sì, grande. Bravo. Gli assomiglia o no? Guardate. Adrian Paul. Ci assomiglia, sì, figa. Duncan MacLeod. Sì. Adrian Paul si chiama. Adrian Paul. Ti metti un extension dietro i capelli, ti fai la coda, e ci sei, ti metti una spada in mano. Con gilet di pelle. Figa, pensare che una volta questo era strafigo, capito? Adesso per dire come cambia le mode. Vediamo come oggi. Vediamo Adrian Paul. Lungo qualche pezzo, guarda qua, film preferiti di Marco. Urk, Kill Bill, li ho visti. Fantastici. Marco li odia sti film. Vabbè. Oggi è così, adesso... Adrian Paul. Niente più così. Ti assomiglia anche adesso. Quanti? Quanti anni? Allora, Adrian Paul, vediamo un po' la sua scheda grafica. È del 59, a 64 anni. Come mio papà? 64 anni. Ora veramente figo, ragazzi. Veramente. Sì, era tipo parlata, diciamo, quest'uomo è un immortale per anni, e poi narrava. È vero. È lui. Stessa barba anche. Fantastico. Però sembra anche un po' Lorenzo Lamas, Marco, se ci fai il codino. Coppa, sembra Lorenzo Lamas, un altro tipo. Chi sembra? Coppa.
Renegade. Grandi, sono attori che ormai altri... oggi vanno di moda gli attori un po' più metrosessuali, un po' più. Però vai in elicottero, Lorenzo. Come dice Greg Garage, lo dice lui, no, metrosessuali. Greg Garage. Metrosessuale, detto, metrosessuale. Ma pensate ai film di Steven Seagal, ne abbiamo parlato nel. No, orrendi. Io non riesco a guardare anche. Steven Seagal, violentissimi, inutilmente violenti, braccia spezzate, gambe rotte, revolverate in faccia. Mamma mia. Sta sul cazzo a priori a me. Cioè, molto quindi. Van Damme. Tra l'altro ci fu. Questi film qui, questi Vessi, questa gente qua lì, io li chiamo le spacconate, cioè fanno delle cose, no? Che affrontano tutti questi avversari, botte da ovi, dicono sempre, sostanzialmente. Ma lo faceva anche, scusa Marco, il grande Bruce Lee, anche lui lo faceva, però c'era tutto un altro stile, un altro contesto, no? Però adesso lui è stato però uno dei primi a portare quel tipo, proprio quel genere, no? Perché alla fine è diventato, cioè c'erano già le botte, anche negli anni 30 c'erano film di botte, anche fatti molto bene. Come li ha portati Bruce Lee? Quello era tutto un altro mondo, tutto un altro capitolo. Però, ragazzi, un gran film di pugilato è Il grande campione con Kirk Douglas, quello è un gran film di pugilato, quello è un film di combattimento interessante. Il grande campione con Kirk Douglas, tu lo conosci Christian, sicuro? Sai che visto? Non l'ho visto. Quello è un è in bianco e nero, eh? È bianco belli, e nero. Me lo registrò in VHS Alessandro Faccaroli. L'hai visto Lassù qualcuno mi ama? Ma come dico, con Paul Newman? No, sì, con Paul Newman, sì, vabbè, così, palloso, melenso, patetico. La tua giovane età credo che li conosci solo tu, credo, perché uno della tua età che conosci questi film... Dubito che qualcuno l'ho anche visto Su qualcuno mi ama con Paul Newman che fa la parte del pugile italiano. A me è piaciuto molto il rapporto tra padre e figlio, no? Cioè è molto toccante secondo me, perché anche... lui ha il padre, no? e quindi si rifà sul figlio, si sfoga su di lui. È una storia vera, se non sbaglio. Era bello anche Toro scatenato con De Niro. Scorsese è bello tutto, penso. Ma lì veramente lì un film molto crudo, non è quel film che riguardi volentieri, guardi soltanto le scene di combattimento dove lui apre la faccia a uno perché la moglie gli fa il complimento, però il tuo avversario è carino e lui apposta gli disfa la faccia. Poi di pugilato hanno fatto tanti film, però Il grande campione è molto molto bello. Poi ho visto tutti i Rocky, ho visto il mio preferito è penso l'ultimo Rocky, dove lui si fa massacrare di botte da un pugile vero, sì. Antonio Tarver viene proprio bombato di cartoni. Rocky è più realistico. Allora, bello a livello cinematografico, peccato che è tanto politico come film, elogio all'America contro la Russia. Il 4 sì, il 4 a me è bello per quello, il 4 sembra l'A-Team, c'è il nero, c'è Apollo Creed, c'è Rocky, ci manca il furgoncino, c'è politico. Però a me soprattutto i primi dove si vedeva questa Philadelphia sporca, proprio c'era anche Rocky che si vedeva, Stallone probabilmente non era neanche dopato, era proprio molto grezzo, no? I primi dove? Il Rocky 4? No, il quadro era pieno. Il primo no. Nel 4 era dopato. Rocky poteva anche essere nato. Il fisico di Stallone, Rocky 4, Rambo, diciamo quello dopo, comunque il fisico di Stallone lì impressionato all'epoca, cioè veniva preso come modello di riferimento. Tuttora i ragazzini dicono vorrei essere col fisico di Rambo. Secondo me in Rambo 3 era pieno, ma anche di violenza. Ma lui l'ha detto che l'hanno anche fermato all'aeroporto, l'hanno beccato con una valigetta piena di GH. Rambo 3, quello degli anni 80 proprio. Sì, lì era veramente farcito come un tacchino, secondo me. No, lui ha cominciato, quando ha cominciato poi non ha più smesso, perché dopo è andato avanti a dritto. Solo in Rocky 1 era anche passabile. Anche il 2, anche Rocky 2. Diciamo, è anche un film interessante. Poi quando ha fatto l'operazione, perché poi loro si fanno i lifting, no? E gli hanno tirato gli occhi, si è fatto tutto, il suo viso si è trasformato, che è ridicolo. Un altro che ha fatto questa cosa è Schwarzenegger, che lui ha un certo tipo di viso, quando ha fatto i lifting gli occhi sono andati su come gli orientali, no? E cambia tutta la fisionomia. Ci perdono secondo me certi attori con lifting ci perdono, insomma, avrebbero mantenuto. Stallone secondo me si è anche fatto una protesi ai capelli, secondo me Stallone, perché
L'ho visto in Rambo 5, gli ha messo un persiano in testa, gli ha messo un soriano sulla testa in Rambo 5. Forse degli extension. Da Stallone di calvizie non mi sembra che l'abbia mai sofferto. Stallone, credo. Uno che ha dei gran bei capelli è Brad Pitt. Brad Pitt secondo me è incredibile. Brad Pitt, è perfetto. Porca troia. Mamma mia. Mamma mia. Poi Brad Pitt è uno di quegli uomini, come anche certe donne, potete dirvi da Bellucci, che anche invecchiando rimangono belli, no? Spero che non si faccia mai delle operazioni, perché il viso sarebbe stravolto e secondo me perderebbe. Sì, ma poi è migliorato col tempo anche, come bravura. No, era fighissimo. Brad Pitt è sempre stato fighissimo, sempre dai tempi di Joe Black, passando per Troy, fino all'ultimo spot della caffettiera che ha fatto. Cioè, è sempre stato, ma anche Dolph Lundgren, anche Dolph Lundgren racconta Stallone che lui odiava Dolph Lundgren, perché Stallone è alto 1,69 m, 1,70 m, sto qua è uno svedese di quasi 1,95 m, campione di Kyokushinkai Karate, e Stallone si era anche incarognito e sul set di Rocky 4 gli fa: dai, menami sul serio, vediamo cosa sai fare. E Stallone è finito in ospedale, è finito con le cannette, poverino. Cosa che gli faceva? Poteva fare niente. Menami, l'ha menato. Cioè. Gli ha dato un colpo al plesso solare, gli ha fermato il cuore praticamente. L'ha dovuto recuperare. Cioè, l'ha messo su un elicottero, l'ha portato in clinica. Perché Stallone è piccolino, scuro, sto qua, alto, biondo, squadrato. Sì, sì, Dolph, sì, sì. Ingegnere, intelligentissimo, viso bellissimo, acculturatissimo. Ed è invecchiato anche bene. È invecchiato molto bene. Ha fatto i mercenari, sì, poi sono rimasti amici. Ve l'avevo detto anche l'altra volta, lui ha superato una malattia gravissima che l'avevano dato per spacciato e invece se l'è cavata, e quindi però insomma lui aveva visto, cioè pensava che sarebbe morto entro breve, no? E poi è andato da un'altra dottoressa, ha fatto una cura sperimentale e gli ha salvato la vita, quindi meglio per lui, siamo contenti. E quindi no, c'è un particolare che lo voglio dire, ma non perché in questa intervista che gli fanno, no? Che lui appunto racconta questa cosa drammatica, accanto a lui c'è una ragazza giovanissima, proprio giovanissima, che da quel momento stava lì, io ho detto, ma sarà la figlia, no? La nipote, perché, hai capito? No, era la fidanzata ufficiale, proprio. Sì, ma sti qua, ma ciao. Lasciamo senso di stare, ma poteva essere sua nipote, nel senso, ha avuto 20 anni. Cioè. Vabbè, ma tu che faresti, scusa, cioè, quando sei a quei livelli lì, non puoi neanche capire cosa sia la vita di una persona normale. Per loro le ragazze, secondo me, sono beni così di conforto, capito? Sono beni di conforto. Cioè, come gli antichi guerrieri avevano la moglie per fare i figli e poi le ancelle per divertirsi. Sì. Per loro è un'altra vita, non concepiscono neanche una vita normale, quelli lì, secondo me. Sì. Poi hanno fatto, diciamo, con tutti questi vecchi dell'epoca, il film Mercenari, dove ne hanno presi un po' tutti, però... Sì, una stronzata, una cagata. Sì, ma quelle guarda... Quello lì per me sono più patenti, li ho visti sinceramente. No. Una roba alla Fast and Furious, mi sembra. Cioè, peccato, sì, perché in realtà me Gaza non cioè, e sarebbe stato un qualcosa di bello, no? Però... È andato male perché io... Fast and Furious, a voi piace Fast and Furious? No, sinceramente, il 5 sì, Luca il 5 piace. Mi è piaciuto. Il 5 mi è piaciuto per la rissa furibonda. Posso dire una cosa, su Fast and Furious, poi sto zitto, su Fast and Furious, erano partiti come ladri di auto e finiscono come sbirri, finiscono come forze dell'ordine, cioè partono da delinquenti, pezzi di ricambio, corse clandestine, e poi diventano praticamente, cioè l'FBI diventano, è veramente una roba che non si può guardare, secondo me. Cioè vabbè, era già una tamarrata, però ha preso un filone. Completamente stravolto. Sì, sì. Io, come detto, secondo me il nuovo filone bello sull'azione è quello dell'Indonesia. Gli indonesiani stanno... Che palle. Io ho The Raid 2. Io ce l'ho in DVD, The Raid, qua dietro ce l'ho. Ma l'uno l'hai visto, l'uno? No, ho visto il 2, mi è bastato, è avanzato. C'è questo qua che si fa 2 anni di galera per fare l'infiltrato. Si fa una vita di merda. Allora, fa combattimenti a base di coltellate col karambit, si taglia i tendini, poi le vene, poi che cazzo, cioè un'autopsia. È molto più splatter e c'è anche una trama complessa nel 2, tanto intrigliata, bella però. Con Uko Weiss, si chiama? Preferisco Uko Weiss. L'uno è molto semplice, praticamente nell'uno c'è sto palazzo, questi qua sono in un palazzo, devono andare lì, ammazzare tutti, salgono i piani fino al boss finale sopra, e lì è tanto combattimento... proprio senza armi,
Vista, io bisogna che vi devo lasciare purtroppo, perché innanzitutto devo portare fuori la Gaia che è qui, che è in ansia, assoluta. Tanto tra poco abbiamo finito. Poi un po' arriva mia moglie, devo chiudere qua, però vi ringrazio tantissimo, ringrazio Luca, Cristian. The Master. Okay, esatto. Ringrazio anche Marco, Lorenzo che non c'è più. Marco, ci vedremo a breve. E comunque davvero grazie a tutti, saluto tutti quelli che grazie ci hanno seguito. Grazie a te, Master. Okay. Buona serata. Grazie ragazzi. Buona serata. Al top. Ciao, ciao, ciao. Non mollate mai. Mai, mai. No, comunque The Raid, guardati l'uno. L'uno è molto più semplice come trama, molto più combattimento a mano. Wookie Wise. Wookie Wise si chiama sto qua. Chi è l'attore? Il protagonista non mi ricordo. Ico Uwais. Praticamente è presente nel 2, c'è un personaggio che muore nel primo, però c'è anche nel 2, che è quel pazzo tipo con la spada piccolino che vedono nel bar, no? Che è fortissimo. Nell'1 c'è una scena di combattimento bellissima tutta a mano, cioè senza armi, dove sono in 2 contro 1, che per me dura tipo 6 minuti, se non sbaglio, di fila, di combattimento puro, che è bellissima. Ed è girata veramente bene, perché Cali, Silat, bella arte marziale. I fili filippini sono molto dinamici, i fili filippini sono belli, gomiti, pugni, ginocchia, coreografi, prese. I coreografi sono loro, e sono gli stessi che hanno fatto John Wick 3, i due che si vedono in The Raid, in The Raid 2 però, e hanno fatto le coreografie pure di John Wick 3, se non sbaglio, cioè hanno gestito pure lì i combattimenti. Infatti John Wick, secondo me, ha portato al grande pubblico lo stile che hanno inventato gli indonesiani, perché è un Jakarta, ambientato a Jakarta, questo film, il sottoboss criminale di Jakarta. Sì, ma guardati l'uno. Cioè, sì, beh, se me lo consigli lo guardo sicuramente. Sì, ma a me è piaciuto tantissimo, più del 2. Il 2 è un po' confusionario nella trama, bella. Però ragazzi, io sto con la Thailandia, per me le armi marziali più belle sono quelle thailandesi, parlando di percussioni, perché lì veramente usi tutto il corpo, usi tutto il corpo in maniera... Sai che Yuri ha combattuto qualche giorno fa, Yuri? Sì, ho visto qualche spezzone, però non ho capito bene come sia finita la cosa. Ha perso i punti. Però si è preso una tallonata in testa micidiale. Ha preso uno spinning back fist, ha preso un calcio girato e un pugno girato anche. Ha preso un pugno girato e anche un calcio girato col tallone. Secondo Ma io me... sai che dicevo, l'associazione, la federazione, la One Championship, io non la conoscevo, ma è tipo una UFC della Cina. Una UFC cinese, cioè una roba molto grossa comunque. Ma io sono contentissimo che esistano più federazioni. A me piaceva molto il Pride, piaceva la Strike Force, piaceva ovviamente l'UFC. È che l'UFC purtroppo è il problema della gabbia ed è diventata una roba in cui tutto pressure, vai contro la gabbia, come tipo McGregor contro Nurmagomedov, in cui prendi l'avversario, lo schiacci contro la gabbia, lo stanchi, lo spompi, poi lo finisci. Con ring invece... comunque. No, ma figura, è il contrario, col ring non puoi più di tanto spingere, perché sennò finisci fuori dal ring. C'era l'arbitro che fermava, gli rimetteva al centro, si ripartiva. Anche l'atleta era un attimino un po' più fresco, invece l'UFC è il round a 5 minuti murato in questa cazzo di gabbia, che è spettacolare perché fa molto underground. E poi vabbè, ormai oggi Dana White penso che domini la scena ormai da 20 anni, 30 anni, non lo so, 20 anni di sicuro. E mi ricordo che era famoso per essere il circuito più duro di tutti, cioè gli atleti del Pride venivano all'UFC, venivano massacrati. Crocop all'UFC è sempre fatto pochissimo. Emelianenko non c'è mai neanche andato a combattere per White. E il più grande atleta, secondo me, il mio preferito di sempre dell'UFC era Anderson the Spider Silva. Pessimo kicker, ma in tutto il resto era bravissimo. Brasiliano. Sì, veramente, veramente grandissimo, grandissimo combattente. Muay Thai al 100%. Bello snodato. Con le gomitate, con le ginocchiate, cioè, robe pazzesche. Ma adesso no, vecchio. Adesso avrà 50 anni, non lo so, adesso avrà, no, ne avrà 45, 44, 45. Pensa quanti dolori ha quel povero Cristo di tutte le legnate che ha preso. No, lui si è spezzato una gamba in due, si è rotto in due la tibia e il perone anche, calciando contro quel ragazzo americano, Chris Weidman.
Che poi ho visto che di recente, comunque sia, perché? Ho guardato, non lo sapevo, che Battista, il wrestler, ha fatto un incontro anche di MMA contro un ciccionazzo. Beh, anche Brock Lesnar ha combattuto, Brock Lesnar, è stato UFC. Ma lui, 2009. Però Battista, proprio il wrestler, io non sapevo combattesse anche veramente. Ma sì, con una Battista è mio zio Battista, quello che fuori qua bere il bianchino. Battista, lo zio Battista. Battista. Un attissimo, Battista. Sì, Battista. Ah, ok. La pronuncia, Battista sì. È mio... Ma cosa cambia? Vabbè, che cambia? Okay, Battista, non è Giovanni Battista, è Battista. O sbaglio? Penso proprio che sia così, anch'io ho detto questo. Battista mi sa proprio da quello che ti dà il formaggio fuori nel paese. Sì, che ha fatto anche quel film Kickboxer 15, Kickboxer 25, non mi ricordo, ha fatto un Kickboxer. Battista, guarda, grande attore, ha fatto l'ultimo film con Shyamalan, non so se l'hai visto. Shyamalan, vuoi dire, l'indiano? Sì, esatto. Sì. L'hai visto l'ultimo film? Shyamalan. Sì, quello dove c'è Battista, l'hai visto? Lui è bravissimo. No, io diciamo... Quello che devono suicidarsi? Esatto. Bussano alla porta, mi sembra. Sì, ma sono 30 anni che fa film Shyamalan. Ho visto quello degli alieni con le dita sotto la porta. Poi non mi ricordo neanche come si chiama. Sì, chiaro, fa film da tempo, ma comunque sia un regista che... Night Shyamalan si chiama lui. Che come Hitchcock fa sempre la comparsa nei film... Al cameo. E no, Battista comunque è top attore, cioè a differenza di The Rock, per dire, che comunque sia lo metti lì perché c'ha la stazza, Battista ti regge anche un ruolo drammatico non indifferente, cioè perlomeno in Bussano alla porta, ma a me è piaciuto tantissimo, e ha retto proprio il contrasto tra la sua prestanza fisica e il fatto che il personaggio in realtà fosse non il classico grezzo che picchia e basta, ma al contrario, molto intellettuale. Beh, si sarà anche industriato. Le piange sono toccanti, è bravo, è veramente impressionante. Cioè che tu lo vedi così, ti aspetti sempre, adesso questo qua c'è la scena che muove le mani, che fa un casino della Madonna, esatto. E invece tiene sempre quel ritmo, sempre quel personaggio. Amica ha fatto anche il film degli Avengers in cui combatteva contro Guy Thanos, cos'era? Marvel, perché non mi piacciono, non ho mai visto nessun film Marvel, però sì, so che è parte di è un personaggio degli Avengers. Sì, ha fatto anche gli Avengers. Lui è dei Guardiani della Galassia. Sì, Guardiani della Galassia, sì. Ha fatto anche con l'amico di Tarantino, l'uomo coi pugni di ferro, interpretava bello, mi è piaciuto un sacco. Bello. Tarantino trasforma tutto di metallo. Però lì menava e basta, lì non è che facesse chissà che... Invece è un bel film divertente, se vi piace, se volete un film leggero, divertente, che non sia il solito pacco. Kung Fu Hustle, detto Kung Fusion in italiano, Kung Fu Hustle, è un film cinese, fa sbellicare da ridere, bellissimo. Di Fernando Di Leo, io penso che è uno dei top registi italiani della storia del cinema, per me. Chi? Fernando Di Leo. No, uno l'ha chiesto, un commento, uno dei commenti. Ma quello che hai detto tu, Marcone, è quello che alla fine combattono tipo in una decina contro questo vecchietto che chiamano la bestia. Un calcio doppio, uno sopra uno sotto. Sì, ma è divertentissimo. Demenziale, però. Demenziale al massimo, sì. Stupendo. Bello. Signori... L'allenatore del pallone anche, bello. E io devo lasciarvi. Sì, adesso chiudiamo, ragazzi. Basta, ragazzi, vi abbiamo fatto la comunicazione. Grazie a tutti per la partecipazione, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi. Bella lì. Ciao.